Allora io partirei perché in realtà avevamo promesso di partire precisi alle 3, ma purtroppo nei contesti universitari il quarto d'ora accademico è una frazione fatale, quindi non riusciamo a liberarci. Io introduco questo pomeriggio e sono molto felice di poter aprire il pomeriggio intanto presentandovi gli ospiti. E gli ospiti sono Gianfranco Chiesti, che viene a introdurci il libro che è uscito il 21 marzo, penso, in corrispondenza con la giornata della primavera dell'università. Non so se sia stato un caso, però si è rivelato molto felice, racconta, o ci dà uno spaccato dell'università di oggi e di come si è andata modificando negli ultimi anni, a partire dal 2003-2004. Del libro ne parleremo molto, io però voglio dire innanzitutto due cose in più. Per noi la presentazione del libro, e quindi il fatto che Gianfranco Chiesti avesse accettato l'invito per rappresentare, è stato un'occasione per decidere di avere all'interno nostro dell'università e della città un dibattito sull'università, ponendo in prospettiva chiaramente la realtà locale in una prospettiva più generale nazionale. Tornerò su questo. Gli altri ospiti che abbiamo, che sono stati così cortesi da accettare l'invito, sono stati in qualche modo, li abbiamo chiamati perché rappresentano visioni diverse, anche come interesse specifico, visioni diverse di come il mondo universitario si è andato modificando, si sta modificando e anche di forse dove andrà. Ora poi scopriremo se abbiamo delle visioni diverse di dove il sistema universitario nazionale italiano deve andare. Abbiamo Stefano Fantoni, che conoscete tutti, è presidente dell'ANVUR. L'ANVUR è l'Agenzia Nazionale della Valutazione della Ricerca e è stato nell'occhio del ciclone negli ultimi anni, perché naturalmente ha rappresentato una realtà che è diventata operativa ex novo ed ha introdotto una serie di regole di valutazioni sia della didattica che della ricerca, regole che poi hanno dato luogo ovviamente a delle valutazioni quantitative delle singole università, e queste valutazioni sono state poi prese come elemento anche premiale per distribuire parte dei fondi di funzionamento degli atenei. Di questo penso parlerà, diciamo, lungamente anche Gianfranco, però insomma di come questi elementi si intrecciano. Non l'ultima polemica sulla nuova QR, che ha attraversato il mondo accademico e con diverse posizioni, anche lì cercheremo di capire. Poi abbiamo Andrea Fiorini, che è il presidente del Consiglio Nazionale Studentesco, ma è anche nostro studente, quindi siamo doppiamente felici di averlo qui. Andrea, come presidente, ma anche Consiglio Nazionale Universitario, ha contraddistinto il suo mandato, questi ultimi anni del Consiglio, con dei precisi interessi che poi rispondono a delle esigenze che emergono chiaramente dal libro, prima tra tutti di tutto lo studio, come si configura tutto lo studio in Italia. Poi abbiamo Domenico Pantaleo, che è il come si chiama? Il FLC. Sì, sei FLC, ma tu che sei? Il segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza, che rappresenta una parte del mondo del lavoro dell'università, parte del mondo del lavoro di cui raramente parliamo nei dibattiti all'università e che invece diventa sempre più cruciale per il funzionamento dell'università. Quando dico sempre più non è per diminuire quello che era prima, ma
diventa centrale in tutti i processi di cui parleremo e che sono i processi che caratterizzano la capacità di un ateneo di muoversi efficientemente e con buoni livelli di qualità nella didattica e nella ricerca. Infine abbiamo Mario Ricciardi, che è professore ordinario a Milano, è un filosofo, e lui è Università di Milano, ma anche collabora da sempre con l'associazione ROARS, che come voi sapete ha o rappresenta forse la voce più critica del mondo universitario nei confronti di tutta una serie di provvedimenti che negli ultimi anni abbiamo visto in opera e che in un certo senso sono anche incarnati da quella che è poi la missione dell'ANVUR, no? per molte parti. In ultimo ci sono io, che faccio la segretaria di questa, è vero che sono una ricercatrice, sono certamente un docente, quindi interessato perché sono parte dell'università, ma sono anche rettrice. Che significa che sono rettrice? Significa che io ho una responsabilità di governo di un'istituzione che dà lavoro a più di 1000 famiglie direttamente e a un certo numero di famiglie indirettamente. Significa anche che come rettrice di questo ateneo ho la responsabilità dell'immagine che questo ateneo e del messaggio che questo ateneo dà nei confronti delle migliaia, perché si tratta di migliaia, di famiglie che scelgono di iscrivere i loro figli in questo ateneo per garantirgli un futuro. Quindi la mia è una prospettiva di governo, no? Che naturalmente per me, diciamo, è temporanea, ma rappresenta un'altra vista importante, secondo me, su questo tavolo. Quindi è un'altra voce. Naturalmente, diciamo, ognuno di noi è uno stakeholder di questo problema che porta con sé un certo numero di interessi da riuscire a conciliare, sempre con un obiettivo comune, credo di poterlo dire, cioè l'obiettivo di credere che l'Italia abbia creato un pregevole sistema di formazione superiore terziaria che è pubblico, perché parliamo in stragrande maggioranza del sistema pubblico di istruzione universitaria, è perché tutti noi crediamo che questo sistema pubblico si può reggere, si continuerà a reggere, se continuerà a fare una buona qualità di formazione di massa, cosa non ovvia, ma questo è l'assioma da cui io parto, ma penso anche i miei colleghi partano. Cioè vogliamo tutti e crediamo tutti in un'università di massa, di questo parla il rapporto, che sia strumento per migliorare il livello della qualità delle risorse umane di questo paese e offra prospettive a chi decide di venire in questo sistema e anche al paese che lo finanzia. Io credo di terminare e lascerei la parola a Gianfranco. Dai il microfono. Grazie, buon pomeriggio. Si sente? No, allora lo prego. Grazie, buon pomeriggio, grazie molte alla rettrice per l'invito, a tutti voi per essere qui, alle persone che hanno accettato di discutere questo libro che è da poco in libreria, si chiama Università in declino, c'è anche un'appendice online di circa 460 pagine di libro e 160 di appendice online, quindi un libro corposo. La mia presentazione sarà organizzata così, qualche messaggio principale, alcuni temi a telegramma per motivi di tempo, una discussione un po' più approfondita sulle politiche e poi una possibile agenda della discussione. Questa è la struttura del rapporto, ci occupiamo di storia, degli studenti, della mobilità, delle carriere, molto del diritto allo studio, dei corsi, dei docenti, della qualità della ricerca, dell'abilitazione scientifica nazionale, della terza missione, delle regole del finanziamento, poi dell'Università Siciliana,
siamo 11 e siamo 19 ricercatori provenienti da 9 università italiane. In una battuta i messaggi del rapporto sono questi. Primo, il sistema universitario italiano è diventato più piccolo di un quinto in 7 anni. Risorse economiche, una forte riduzione degli studenti, come vedremo non solo per demografia ma anche per riduzione dei tassi di passaggio, in un quadro già negativo, il 20% meno di docenti che diventano molto più anziani, 20% meno di corsi di studio. Questo non è successo in nessun altro paese del mondo, neanche con la crisi economica grave come quello spagnolo, e non è mai successo nella storia italiana e non è successo in nessun altro campo dell'azione pubblica. Questa compressione complessiva che colpisce tutto il sistema è stata molto selettiva attraverso politiche che a nostro avviso sono state fortemente discrezionali, ha avuto un effetto più forte in alcune aree del paese che erano già colpite da effetti maggiori della crisi economica, da una demografia sfavorevole che è molto diversa tra nord e sud e con un sistema universitario che presentava già maggiori criticità. Quindi disegniamo un'Italia a tre livelli, un po' diversi da quelli consueti: un nord centrale, Lombardia, Emilia, Veneto, con qualche punta esterna, un nord periferico, Genova, Trieste, tutto il centro e tutto il sud invece fortemente colpito, e una parte d'Italia, le isole, fortissimamente colpito. Terzo ed ultimo messaggio, che forse è il più importante, è che non è finita qui, perché gli indicatori si correlano e si influenzano a vicenda e questo ha prodotto e produce un effetto a palla di neve, nel senso che la contrazione non si ferma ma continua. E quello che dispiace molto è che anche comportamenti virtuosi, che pure sono assolutamente necessari, in particolare in alcune sedi, in particolare su alcune criticità, non possono modificarla. E quindi concludiamo con una frase, diciamo un po' drammatica, ma che secondo noi rappresenta un po' la realtà, che per vedere scomparire un'università del centro-sud basterà attendere. Questi sono i numeri, come vedete somigliano tutti a meno un quinto. Qualche telegramma su quello che trovate nel rapporto, perché non è assolutamente solo sulle politiche, ma è su tanti temi. La riduzione degli studenti, qui non si vede benissimo, vi do il messaggio e scusatemi se non mi fermo su ogni lucido perché altrimenti sottraggo troppo tempo invece alla discussione. Gli studenti in Italia si riducono, gli studenti in età, perché si riducono gli studenti più maturi, ma si riducono anche gli studenti giovani per due motivi. Uno, che è comune a tutto il paese, quindi è molto preoccupante, si riducono i tassi di passaggio dal diploma all'università, questo è molto forte anche al centro-nord, e invece un altro fenomeno, che è quello descritto dalle barre più scure, che vedete meglio, che è puramente demografico. C'è tipicamente una questione meridionale della struttura demografica che al nord produce più 19enni, che sono i figli degli immigrati, e al sud no. Quindi la variazione degli immatricolati dell'ultimo decennio, che è forte, è molto più contenuta in alcune delle regioni del nord, ma è molto forte in alcune delle regioni del sud. L'Abruzzo è la regione che ha avuto il calo più forte, partendo da livelli di istruzione sia secondaria che terziaria molto migliori di quello del resto del Mezzogiorno. L'Abruzzo è stato sempre per noi una tappa da raggiungere, diciamo, visto da sud, nei indiscutibili progressi che aveva realizzato. Questo è il quadro storico dall'unità ad oggi. Come vedete, è la prima volta che gli iscritti all'università si riducono, quindi ci sembra un tema, diciamo, di una certa rilevanza. Si riducono soltanto in Italia e non negli altri paesi, per esempio in Spagna 2005-2011 aumentano del 14%, in Germania aumentano del 19%, in Italia si riducono. Scusate se passo così veloce, ma ve l'ho detto che sono essenzialmente dei telegrammi. In un quadro in cui, come sapete, credo perfettamente, siamo il paese su 28 dell'Unione Europea con meno laureati giovani, 30-34 anni, 28esimi su 28, anche la Turchia ci sta superando, c'è un divario cospicuo tra le regioni dell'estremo sud e le altre, nel senso che le regioni del nord non se la passano per niente bene, sono su livelli molto più deboli rispetto alle regioni forti d'Europa, vicine alla metà.
Le regioni del sud se la passano ancora peggio, la Sardegna quando abbiamo fatto il rapporto era 271esima su 272 regioni europee, l'altro giorno sono usciti i nuovi dati dell'Istat, è un po' diverso ma la sostanza è questa. Queste sono immatricolazioni al netto della mobilità, discutiamo molto della mobilità, delle sue determinanti. Qualcuno diceva che la mobilità è frutto del fatto che c'è una differenza enorme di qualità tra sud e nord, noi discutiamo questo mostrando semplicemente questo grafico che trovate nell'appendice online, che fa vedere come la percentuale di immatricolati che si iscrivono al centro nord è straordinariamente diversa all'interno del mezzogiorno, a testimonianza dunque che non sono solo fattori di attrazione ma sono anche fattori contestuali, molto più bassa in Campania, bassissima, molto più alta in Sicilia, ha dunque a che fare con un insieme complesso di ragioni e non può essere usata banalmente come un indicatore di capacità attrattiva e quindi di qualità. Questo è molto importante perché, come vedremo, gli studenti c'entrano molto perché una parte del finanziamento è sempre più parametrato agli studenti. Ovviamente ci sono forti criticità nel percorso universitario, queste criticità sono maggiori al centro-sud, che da questo punto di vista è molto simile rispetto al nord, in particolare sono elevati gli abbandoni, sono molto più lunghi i tempi alla laurea e questo rappresenta un'altra criticità, ma anche questo è un elemento importante perché i nuovi criteri di finanziamento delle università fanno sì che il finanziamento sia collegato solo agli studenti regolari e quindi avere degli studenti fuori corso e rappresenta un carico per le università oppure diciamo un insieme di persone le cui risorse devono essere tratte solo dalle tasse. Su questo c'è un intero capitolo che argomenta, perché anche questo spesso viene usato come qualità delle università, che è un po' controintuitivo. Diciamo, perché un'università che promuove tutti non dovrebbe essere un'università di buona qualità. Naturalmente sono più veloci in alcuni atenei, non perché tutti sono promossi, ma l'argomento diciamo, va preso con attenzione. Quello che rileva è che c'è una correlazione abbastanza forte tra le competenze in entrata degli studenti e la loro velocità, che è dimostrata da una letteratura che noi utilizziamo. L'Italia è un paese senza diritto allo studio, diciamo, questa è la sostanza della situazione, è limitatissimo rispetto agli altri paesi, per non farci mancare niente è molto più debole al sud che al centro-nord, nel senso che la percentuale che vedete in verde di studenti borsisti è più bassa al sud pur avendo una popolazione con un reddito nettamente più bassa, al sud è molto grande quell'area rossa che sono gli studenti idonei non beneficiari, che sono una specialità italiana come mozzarella e parmigiano, cioè studenti che hanno diritto di ricevere la borsa ma non la ricevono. Anche su questo c'è un intero capitolo che discute tanti aspetti, la responsabilità delle regioni, i criteri di allocazione del fondo ministeriale, ma anche questo naturalmente è importante anche perché c'entra con la mobilità per alcune fasce di reddito, se uno va in Emilia ha la borsa, se resta in Campania o in Puglia non ha la borsa, quindi il sistema è abbastanza articolato e complesso. Una cosa è certa, che l'Italia ha un aumento, in Italia c'è stato un aumento fortissimo della tassazione studentesca, l'Italia appartiene al gruppo così definito dall'OCSE di paesi dell'Europa continentale che quindi hanno tasse relativamente basse rispetto agli anglosassoni ma servizi per gli studenti molto inferiori rispetto agli scandinavi e alla Germania. In questo gruppo l'Italia ha le tasse più alte, le tasse sono più alte e sono cresciute moltissimo, naturalmente tenendo fermo il diritto allo studio e aumentando le tasse si produce un effetto estremamente pericoloso di maggiore selezione di classe negli accessi all'università, che è un tema molto rilevante, soprattutto considerando che al sud fra il 10 e il 15% dei laureati triennali ha un genitore laureato e dunque l'università svolge un ruolo nelle nostre società, questo è un giudizio di valore, ma il mio giudizio di valore assolutamente fondamentale per premiare il merito individuale e per favorire la mobilità sociale, che lì si è certamente allentato negli ultimi anni perché il combinato di aumento della tassazione e debolezza del diritto allo studio, non ci sono dati precisissimi che lo mostrano, ma alcune stime anche d'Italia tendono a mostrare che ha colpito di più le famiglie a basso reddito.
si dice ma le tasse soprattutto delle università del sud sono molto basse. Questo è assolutamente falso. Le tasse sono correlate al reddito regionale. Uno studio che sarà pubblicato tra poco mostra che a parità di ISEE si pagano le stesse tasse in tutti gli atenei. Dunque non sono le università del sud che fanno tasse troppo basse, è il reddito delle famiglie che è molto basso. Questo è da tenere a mente, perché una delle disposizioni che io personalmente critico di più consente alle università di assumere attraverso il punteggio organico in base al gettito delle tasse studentesche, e dunque opera una fortissima discriminazione territoriale, nel senso che chi ha sede, il merito consiste nell'avere famiglie ricche. Diciamo, una delle tante declinazioni del merito nelle politiche universitarie è quello di avere figli di famiglie ricche e quindi con tasse elevate in base al proprio ISEE, quindi alto gettito. Questo è un criterio di premio per poter reclutare i nuovi docenti. I docenti sono diminuiti i corsi di studio. Qui c'è un discorso interessante, secondo me, scusatemi, giudizio di valore sul libro non dovrei, c'è tutto un discorso articolato sui corsi di studio, sulla, è vero che c'è stato un boom dei corsi di studio prima nel 2005, che cosa è successo dopo, l'articolazione tra primo livello e secondo livello, tra sud e nord. Una cosa è certa, cioè che i dottorati hanno avuto un crollo, questi sono gli studenti di dottorato nel mezzogiorno, fortissimo e non in altre aree del paese, e per cui nelle regioni del sud c'è oggi un rapporto tra studenti di dottorato e popolazione, che è uno dei rapporti, diciamo, della conoscenza, così, che è un decimo rispetto a quello tedesco. E dunque tante volte mi sorprendo della sorpresa quando si dice che le regioni del mezzogiorno non crescono nella società delle conoscenze quanto potrebbero, perché questa società delle conoscenze è un po' difficile da vedere. I docenti sono diminuiti fortemente, sono diminuiti in tutta Italia, continueranno a diminuire, qui vi rimando alle stime che ci sono nel libro, cioè il secondo istogramma di destra, che è quello da qui al 2020, effetto palla di neve. Molto interessante la ripartizione geografica, perché il centro è molto penalizzato e il mezzogiorno meno del centro e il nord molto meno. Perché questo? Beh, perché il reclutamento negli atenei è stato molto diverso. Questo è il turnover 2012-14, ovviamente non leggete i nomi, ma anche questa è nell'appendice online, come tutti i grafici con i nomi degli atenei. Questo grafico serve semplicemente a far vedere la straordinaria diversità del turnover 2012-2014. Tenete presente che si arriva a una scala di 180%, quindi ci sono alcuni atenei che hanno superato, pochissimi, che hanno superato il 100%. Questo è molto rilevante perché il turnover è basato sul gettito delle tasse degli studenti e sull'FFO, di cui andrò a parlare tra un attimo. E questo continua perché, diciamo, la cosa che, per cui bisogna stare attenti è che questo non è una decisione presa nel 2008-2009 con i suoi effetti a continuare. È una serie di decisioni che arriva fino al febbraio 2016, questo non c'è nel libro perché era già in tipografia. Questo è il reclutamento dei nuovi ricercatori RTDB da legge di stabilità. Le due percentuali vi dicono la percentuale rispetto al corpo docente e la percentuale rispetto alla riduzione dei docenti. Qui abbiamo due fenomeni, uno veramente bizzarro, per cui abbiamo un nuovo criterio di merito che è la dimensione. Nel senso che le università più piccole sono premiate da questa allocazione fatta dal Ministero a febbraio, perché vengono dati due ricercatori per ogni ateneo indipendentemente dalla dimensione, che è veramente bizzarro come criterio. L'altro invece, l'80%, come ha votato il Parlamento su proposta del Governo, è legato alla VQR 2004-2010, cioè a dati che già c'erano. E dunque, diciamo, è una delle tante decisioni che sulla base di dati che già si conoscono e tenendo conto di quello che era successo in passato, dà un reclutamento molto differenziato per territori, essenzialmente lungo quelle direttrici geografiche di cui vi ho parlato prima. Noi abbiamo molto lavorato
su questo. Abbiamo costruito una banca dati originale di tutti i ricercatori e professori associati italiani, dicendo di ognuno se aveva partecipato all'abilitazione scientifica nazionale, se era stato abilitato e se è stato reclutato. Questo insieme di dati ci segnala tante cose. Una prima cosa che ci segnala è che le differenze tra l'insieme degli atenei sono molto contenute, le barre sono alte, molte uguali, ma ci sono alcuni atenei in coda che sono interessanti, che sono tutti del centro-sud. I blu, che sono nord, sono più a destra, quindi le grandi università del nord hanno un livello di qualità, così come leggibile dai dati dell'SN, mediamente costante. Nelle università del centro-sud invece, altro risultato a nostro avviso notevole, c'è una certa variabilità tra aree. Su online, su internet, avete questo per le 14 aree CUN, vedete come le università si muovono continuamente. Ciascuno, non esiste l'università migliore, ma ciascuna università ha punti di maggiore eccellenza o di debolezza, così come mostrati da questo dato al proprio interno. Questo è molto rilevante perché l'allocazione dell'FFO va per Ateneo e non va per area scientifica, e quindi chi è colpito fortemente dalle regole? I gruppi migliori negli atenei più deboli, che istintivamente potrebbe essere forse il contrario di una buona politica dell'università. E quello che rileva è una cosa anche molto interessante, che riguarda anche molto il sindacato, nel senso che a parità di abilitazione si fa molta più carriera al nord, che è una cosa interessante, molto discutibile. A parità di abilitazione il nord ha più abilitati rispetto al centro-sud, e è un tema interessante, dicevo prima, di differenza, ma gli abilitati al nord, soprattutto se sono ricercatori abilitati associati, sono già chiamati. Soprattutto al centro la situazione è pessima, al sud è molto cattiva. Questo è un ulteriore elemento. Adesso vedranno le cattedre NATTA. Secondo voi i vincitori delle cattedre NATTA andranno a Milano, dove ci sono tanti centri di ricerca, tante imprese con cui collaborare, tanti colleghi, o andranno a Catanzaro, dove c'è l'aria buona? Temo, ma bisogna vedere il decreto attuativo, che le politiche stiano continuando in questa allocazione discrezionale e differenziata di risorse, soprattutto umane, tra le università italiane. Abbiamo lavorato molto sulla VQR. Dalla VQR traiamo un indicatore che coincide con la SN, e cioè che al sud in particolare ci sono più problematici come indicatori di qualità, da prendere sempre con le pinze, ma per quello che ci possono dire, i grandi atenei rispetto ai piccoli. I piccoli del sud sono grosso modo come quelli del centro, appena più indietro di quelli del nord. Il problema sono nei grandi. Noi discutiamo molto su come è stata fatta la VQR, che è un esercizio a cui dedichiamo una parte del lavoro, che è molto discusso. Per esempio la circostanza che amplifichi così tanto il ruolo degli inattivi rispetto al ruolo dell'eccellenza ha molto a che fare con questi risultati. Poi facciamo tutta una serie di elaborazioni anche econometriche su quel che determina l'esito VQR e scopriamo un po' l'acqua calda. La VQR è un indicatore di output, forse il merito non sta nell'output, cioè l'indicatore di output è un indicatore di qualità assoluta della ricerca, ma se io lo uso come premio all'università devo usare un indicatore di produttività, cioè di quell'output che io ottengo dato l'input. Se voi mettete l'input scoprite l'acqua calda, e cioè che le distanze si accorciano notevolissimamente. Ci sono, vado per grandi circoscrizioni naturalmente, negli atenei del nord c'è un assegnista di ricerca e mezzo per ogni docente, in quelli del centro-sud c'è un assegnista per ogni docente. A nostro avviso questo ha qualcosa a che fare con la produttività scientifica, ce l'ha, nel senso che ci sono maggiori risorse umane. E invece troviamo una scarsa correlazione tra, andando per atenei e aree disciplinari, tra la SN e la VQR, che sono due indicatori diversi, la SN solo due, lo sapete perché sono diversi, ma è interessante che la correlazione non c'è, è molto debole. Quindi se uno per esempio avesse usato la SN per distribuire le risorse avrebbe fatto un'allocazione diversa tra atenei. E le politiche, vado a concludere, credo di avere 10 minuti, sì.
Comunque concludo, anche perché alcune cose le ho anticipato. Allora, in Italia si spende pochissimo sull'università, la spesa pubblica è inferiore a quella degli Stati Uniti, dove come sapete la spesa privata è largamente prevalente, la spesa pubblica si contrae, in quota del PIL è molto più bassa rispetto agli altri paesi, si contrae più che in Spagna. Per tanti versi stiamo imitando il Regno Unito, per uno sicuramente no, cioè che nel Regno Unito il nuovo governo ha reso esplicita una politica che è molto divisiva e molto discussa e l'ha messa in atto. Noi invece per molti versi ex post ci stiamo accorgendo che per alcune cose stiamo facendo la stessa politica, come se avessimo scelto il modello inglese. Comunque sia, questo finanziamento, questo è per abitante, non per studente, ha un significato diverso, ma ha un significato, come vedete, molto diverso anche al centro-nord, ma la parte in basso vi dice che lo scarto centro-nord-mezzogiorno, finanziamento pubblico per l'università pro capite in euro costanti, che era lievemente più basso, si è ampliato e quello che il nostro paese investe nella formazione terziaria nel mezzogiorno è un buon 10% meno di quello che faceva 20 anni fa. Poi da capo penso male dell'economia delle regioni del sud non va, ovviamente nessuno può fare correlazioni così rozze, ma qualche cosa c'entra anche questo. È molto interessante notare, questo è un bel rapporto anche, che le entrate delle università italiane sono molto cambiate, la componente MIUR è molto scesa e sono aumentate tasse e contributi non MIUR. Questi contributi non MIUR sono una scatola nera in cui non siamo riusciti a entrare, ma sono molto interessanti perché potrebbero essere risorse competitive e risorse non competitive. Quello che è certo è che già questo discrimina fortemente, perché le entrate non MIUR, non tasse per studente, al sud sono molto più basse e quindi la riduzione del peso del MIUR sul finanziamento delle università, già questo è un effetto molto importante da un punto di vista territoriale. Ovviamente anche le contributive per studente sono più basse nel mezzogiorno, che si teneva un po' con l'FFO, che invece è stato molto cambiato. Come sapete è stato ripartito fra una quota base e una quota premiale. La quota base andava per finanziamento storico, adesso va per costo standard. Noi valutiamo tutti gli aspetti positivi di abbandonare un finanziamento storico che era fortemente casuale, molto fratene, incidentalmente su base territoriale penalizzava molto gli atenei del sud. Ieri ho appreso da una slide del dottor Tordini che penalizzava molto gli atenei del sud anche considerando i soli studenti regolari, quindi il passaggio al costo standard è una cosa interessante. Come è stato però, tenete presente che l'effetto è molto forte, vedete i colori sono mescolati, quindi non è un effetto territoriale, ma l'effetto sui singoli atenei è fortissimo, quindi attenzione. Il punto è che, come tutto, questo costo standard è calato dal cielo e sul sistema, e ci sono molte discussioni su come sia costruito. In particolare c'è una discussione di fondo se questo debba coprire in quota decrescente almeno il fuori corso primo anno. Sono i fuori corso primo anno degli studenti che studiano meglio per laurearsi o sono degli studenti lesi? Discutiamone, vengono escluse. Questo ha una colossale componente territoriale, nel senso che come è stato fatto il costo standard ha un effetto territoriale fortissimo, perché privilegia le università alle quali accedono studenti immatricolati con un livello di competenze superiore. Questo è molto importante perché determinerà uno shock del sistema. Poi naturalmente è vero che molte università del sud guadagnano, ma guadagnano perché sullo storico prendevano pochissimo e non per come è stato costruito. Poi c'è la quota premiale dell'FFO. La quota premiale dell'FFO è a mio avviso una delle peggiori politiche pubbliche fatte nel nostro paese in questi ultimi anni. Perché? In primo luogo perché non è un premio, ma è un criterio di riparto di un totale che va diminuendo.
In secondo luogo perché non è stato detto prima, ma è stato detto in corso, quindi somiglia, non ho elementi per dirlo, ma somiglia a un sistema per far digerire meglio agli Atenei, a quelli più forti, una riduzione molto sensibile dell'FFO. E tecnicamente è costruito su indicatori che sono tutti definiti dopo che il Ministero ha avuto disponibili i dati. Quindi il principe che decide, naturalmente non ha fatto così, ha chiuso gli occhi davanti ai dati e ha stabilito i criteri e poi li ha aperti davanti ai dati. Non c'è dubbio che sia successo questo, chi potrebbe metterlo in dubbio, ma in teoria avrebbe potuto guardare i dati e quindi operare allocazioni del tutto discrezionali. Perché? Perché gli indicatori sono cambiati tutti gli anni, e a parte i pesi percentuali, ce ne sono stati usati 22. Questi indicatori sono molto disparati, alcuni sono molto discutibili, hanno a che fare con i contesti in cui le università si collocano, molto più che col merito delle università. Altri indicatori sono fortemente basati sulla nuova WQR, su cui non entro, credo che se ne parlerà nel dibattito. Nessun paese europeo usa così massicciamente l'esito di una sperimentazione che viene fatta, che è molto discussa nella comunità scientifica che se ne occupa, io non ho nessuna competenza. E certamente l'uso della WQR, una volta che sono venuti fuori i dati, è un uso discrezionale, quindi tende a biforcare il sistema, anche perché per esempio quello che ha fatto l'attuale governo è aumentare la quota premiale dal 13,5% al 20% e a regime dal 30%, naturalmente su dati noti. E è molto interessante notare, si dice dal sito LOAS ho imparato che succedono tante cose con questa quota premiale. Una delle più interessanti è quella che vedete nelle ultime due colonne, e vedete che è molto diversa la ripartizione. Ed è veramente interessante vedere che quella ripartizione parte dagli stessi dati, che sono questi indicatori dei RAS 3 della WQR. Quindi il passaggio dalla WQR all'FFO è un passaggio nel quale è stato adoperato enorme discrezionalità. Ad esempio, in questo caso, un ministro, Carrozza, ha adoperato un algoritmo tale che da questi dati tirano fuori che il 10% andava al sud. Un ministro, Giannini, ha usato un altro algoritmo, del tutto discrezionale. Io penso che sia meglio quello di Giannini, non solo perché sono meridionale, ma perché penso che quello di Carrozza fosse veramente strano come premio al miglioramento, e si arriva al 21%, e quindi diciamo è un insieme di decisioni fortemente discrezionali che ha prodotto questo risultato, che è il risultato delle tre aree. Ci sono differenze fra Atenei, ma il risultato è molto netto. Queste sono variazioni a prezzi correnti. Quindi a prezzi costanti ci dovete aggiungere diciamo 7-8 punti, nel libro sono tutte fatte a prezzi costanti. Quindi diciamo che il sistema delle isole ha avuto un taglio che si avvicina a un terzo delle risorse, il sistema del centro-sud ha avuto un taglio che si avvicina al 20% delle risorse, il sistema del nord ha avuto un taglio che supera il 10% delle risorse. È molto diverso fra Atenei. Qui ce l'avete nell'appendice online fatta bene. È molto diverso e interessante vedere la collocazione dei diversi Atenei, e come le righe rosse, che sono gli Atenei delle isole, i grandi Atenei, Sapienza, Federico II, i grandi Atenei del Sud, e Atenei eccellenti del Sud, come il Politecnico di Bari. Diciamo, nell'insieme sembra un esito di applicazione dei criteri discrezionali e variabili nel tempo, tutti in sé molto discutibili. Conclusioni, e ci sono quei tempi, e c'è una riduzione strutturale dell'università italiana. Allora qui prendo le vesti per un attimo del professore di economia e dico che questo ha già effetti di lungo termine sulla capacità competitiva dell'Italia, ha già effetti sul ruolo di cittadini a maggiore livello di istruzione, sulla tenuta complessiva del sistema, sulla partecipazione democratica, sulla salute. Sapete forse che tante stime mostrano che la spesa per la salute delle persone con livelli di istruzione più bassa tende ad essere più alta a parità di mobilità, proprio perché c'è una diversa capacità di una forte concentrazione territoriale,
con meccanismi automatici e cumulativi. Al sud c'è meno università. Allora, qui c'è un punto importante, la qualità, per un insieme di motivi. Tutto il sistema ha bisogno di miglioramento della qualità. Noi argomentiamo che questo bisogno è più forte nelle università del Mezzogiorno, e al loro interno è più forte su alcune università. Argomentiamo che c'è l'evidenza indicativa per cui in alcune università del Mezzogiorno, in alcune aree scientifiche, è stato fatto un cattivo reclutamento, e dunque ci sono problemi qualitativi da discutere serenamente, sapendo che i dati, diciamo, sono indicativi. Ma tuttavia l'effetto quantità prevale nettamente sull'effetto qualità, cioè il miglior rettore che fa le migliori politiche non invertirà la prossima VQL, che ovviamente va sullo stock di docenti che già ci sono, e dunque il sistema ha un'isteresi molto forte e va biforcandosi. Questo non significa affatto che non bisogna fare ogni sforzo di miglioramento qualitativo. Abbiamo un capitolo sulla terza missione, abbiamo tanti capitoli dove indichiamo tanti aspetti in cui si può venire, ma il punto chiave è che la palla di neve non si ferma con le mani. E questo è, diciamo, una scelta politica ex ante, ex post, chi l'ha decisa prima, io non lo so, trovo che dai dati di poter dire che è una direzione, una scelta politica fortissima, e la cosa che colpisce è che non c'è nessuna differenza fra Berlusconi, Monti, Letta, Renzi. La politica è assolutamente identica, e di questa politica non si è occupato il Parlamento, nel senso che non ho trovato evidenza di discussioni parlamentari su questi temi, ho trovato invece evidenza di un pensiero unico, di una rappresentazione sciatta dell'università. Ancora un anno fa sul Corriere della Sera in prima pagina si leggeva che l'università italiana è gratuita, che amplifica, come probabilmente è giusto che sia, tutti i fenomeni di corruttela, di nepotismo che ci sono nelle università, che vanno assolutamente amplificati, ma che non li colloca in un quadro di insieme, per cui ho molti dubbi su quale sia l'opinione degli italiani sull'università, e ho molti dubbi su come si schiererebbero gli italiani in una discussione sulle risorse per l'università. Certamente è un fenomeno di fuga della politica. Gli inglesi hanno annunciato cosa avevano in mente, gli italiani no. Il governo è stato delegato al merito, alla tecnica. Noi pensiamo che questa tecnica, soprattutto il passaggio all'FFO, sia estremamente discutibile, ma che dentro ci sia una scelta politica del tutto evidente, che richiede una riflessione, poi ognuno può essere delle sue idee. Noi portiamo 600 pagine di analisi, poi ognuno ha le sue idee, noi pensiamo che non sarebbe male un'indagine parlamentare e soprattutto discutere quanti soldi. Abbiamo provato a fare un'agenda nella quale non entro nel merito perché concludo, è la penultima slide, quanto si spende per l'università, che cos'è la quota base, perché se la quota base non garantisce il funzionamento, se voi moltiplicate il costo standard non arrivate alla quota base del finanziamento, come sono fatti i costi standard, come si finanzia e come si premia la ricerca. Qui ci sono tanti modelli diversi, ci sono modelli competitivi, ci sono modelli che non richiedono degli sforzi di valutazione così ampi come quelli che si fanno in Italia. Sicuramente serve una politica fortissima per il diritto allo studio e una riflessione nazionale sulle tasse universitarie, ci sono, non ci sono, quanto sono progressive, perché è un grande tema del paese. C'è una necessità di reclutamento, complessivamente i nuovi LTDB sono circa il 7% del numero di docenti che sono usciti, quindi la direzione è giusta, la montare è piccolino, e sono LTDB, quindi che cosa succede poi a questi? E naturalmente ovviamente c'è un tema dell'eccellenza e della promozione. Io penso che per le debolezze che c'erano nelle università, per la circostanza che la crisi economica ha avuto un impatto molto più forte nel Mezzogiorno che al Nord, per la circostanza che la ripresa, se ci sarà forte, sarà più intensa al Nord che al Mezzogiorno,
C'è bisogno anche di un intervento delle politiche di coesione, in particolare sul sistema universitario, che però siano vere politiche di coesione e quindi evitino, da un lato, di mettere una pezza a regole nazionali punitive, dall'altro di dare soldi agli assetti attuali, ma siano delle politiche orientate al miglioramento della qualità e delle performance, molto basate sugli studenti, molto basate sui docenti e quindi su una riorganizzazione dei corsi non lasciata al bricolage locale, con la promozione di corsi magistrali e di dottorati anche in collaborazione regionale e interregionale, con incentivi giusti alla mobilità dei docenti. Diciamo, per dirla con una battuta, negli anni 70 portavamo Silo Slabini e Andreatta in Calabria perché pensavamo che per non far salire la 'ndrangheta al nord ci volessero persone di quel genere. Ora implicitamente stiamo prendendo i migliori ricercatori che sono al sud e incentivando il loro trasferimento al nord. Questo non mi sembra, diciamola diversamente, un reclutamento solo locale può essere molto negativo per le università se non si associa a dei criteri che garantiscano una forte circolazione di persone, non perché quelle di fuori sono meglio, ma perché è giusto che il bacino di reclutamento delle università non siano i docenti residenti nel quartiere, ma siano tutti i docenti del paese e dell'Unione Europea. C'è una politica nazionale di attrazione di studenti di cui converrebbe parlare. Attenzione! È un'agenda molto vasta, un vasto programma, e di cui non si vede traccia, e il timore che si esprime nel rapporto è che gli effetti a valanga intensificheranno i propri effetti, quindi l'università come sistema è a rischio marginalizzazione. Io ho molto discusso con Gian Felice Rocca, abbiamo due idee completamente diverse, perché lui pensa che Milano sia forte se la Lombardia è un'università forte. Io penso che Milano, da professore di economia, penso che Milano sia forte se il sistema universitario italiano è forte, perché Monaco di Baviera è forte, non perché è forte l'università della Baviera, ma perché è forte il sistema tedesco, quindi diciamo le conseguenze di queste sono molto rilevanti. In particolare l'università del Mezzogiorno è a rischio estinzione, diciamo, noi perché abbiamo fatto questo libro? Perché siamo dei ricercatori, ci siamo appassionati al tema, poniamo dei dati, forniamo le nostre valutazioni che come tutte sono discutibili, ma soprattutto suoniamo un campanello d'allarme, cioè nessuno potrà più dire oh mi chiude l'università di che meraviglia. Quello che sta succedendo in questi anni sta ponendo le basi perché anche eventi di questo genere possano realizzarsi. Grazie. Salutare il Presidente del Consiglio regionale di Vancazzo, che è arrivato qui da noi, e l'assessora Luigi Giambattista, Stefano Palumbo, naturalmente tutti, ma sono felice che ci siano rappresentanze politiche, istituzionali del territorio, perché naturalmente parliamo di, come ha appena detto Gianfranco, di realtà che come l'università che hanno un impatto di immediato ma soprattutto di medio e lungo periodo nei territori su cui insistono. Buonasera a tutti, siamo quasi nei tempi, nel senso che non abbiamo recuperato il quarto d'ora di ritardo iniziale, ma nemmeno l'abbiamo aggravato. Io cercherò, per facilitare la discussione, di essere molto breve nel passare la parola all'uno o all'altro. Abbiamo più o meno concordato prima di seguire l'ordine alfabetico, che è l'ordine in cui i relatori appaiono nella locandina, e quindi io comincerei con il professor Fantoni, che è il presidente dell'ANMUR, al quale credo di non dover fare molte domande perché la relazione di Gianfranco Viesti ne aveva tante esplicite e implicite, però una mi sento di farla, mettendomi dal punto di vista di un docente di questo Ateneo che è impegnato in un tentativo complesso, particolarmente complesso qui, per migliorare la qualità del nostro lavoro in tutti i suoi aspetti. Sentirmi dire, come ci ha raccontato Gianfranco Viesti, che purtroppo comportamenti virtuosi non basteranno comunque a invertire la china che lui ci ha raccontato, sentirmi dire che i rischi maggiori sono per i gruppi migliori degli atenei più deboli, mi preoccupa molto. Vorrei sapere se questa diagnosi è condivisibile o se invece ce n'è una.
magnifico rettore, anzi rettrice, rettrice di questa università per l'invito che mi ha fatto, e anche lasciamo ringraziare l'autore di questa... Curatore. Mi sentite? Il curatore di questa indagine che io trovo estremamente interessante, estremamente utile, che pone molte problematiche che certamente sono di interesse per lo sviluppo del sistema universitario. Noi come Amur siamo in questo momento, perché io sto uscendo in questo momento dall'agenzia, ho finito il mio mandato tra pochi giorni, stanno conducendo un'analisi che finirà nella presentazione del rapporto biennale che avverrà il 24 maggio, quindi il 24 maggio il rapporto biennale dell'anno verrà presentato e una parte considerevole di questo rapporto si interfacciano con l'analisi che Viestici ha in questo momento rappresentato. Non in tutto, io da quello che posso aver capito dalle analisi che si stanno conducendo ci sono degli accordi specifici e tecnici, perché poi molto anche dei dati, ma diciamo certamente io credo che l'analisi che è stata fatta e soprattutto quella che riguarda le differenze tra nord e sud, lasciatemi semplificare così il problema, io credo che sia una rappresentazione molto utile e secondo noi condivisibile nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi c'è un problema nel sud che noi abbiamo anche messo in evidenza nel nostro primo rapporto che continua ad esistere e c'è quindi un rapporto, c'è un problema distributivo, sono d'accordo su questo, diciamo che va preso in esame in maniera seria. Ricordo giusto per iniziare, ma insomma è stato secondo me giustamente anche in evidenza la Viesti, che tutte quelle che sono le politiche distributive che di carattere finanziario non riguardano ovviamente l'agenzia che rappresento, anzi ed è giusto che sia così, ed è anche giusto che un'agenzia come l'Ambur, che è preposta a analizzare e fotografare il paese per quanto riguarda gli aspetti valutativi, nemmeno esprima pareri di come questi devono essere usati dal punto di vista delle gestioni. Questa è cosa che attiene il governo da una parte, le componenti sindacali dall'altra, le forze e tutti noi, diciamo, tutti voi, diciamo, che vivete questo. Però diciamo, è bene che un'agenzia di valutazione mantenga quelli che sono i suoi ruoli e quindi in questo senso, ciò nonostante naturalmente nel rapporto biennale saranno messe in evidenza alcune tendenze e certamente prima fra tutte devo dire che la tendenza che a noi ha preoccupato e continua a preoccuparci è questo sistematico calo di finanziamenti che veramente nell'ultimo anno forse è un po' diminuito, ma certamente se voi considerate che negli ultimi 10 anni c'è stata una diminuzione di finanziamenti del 20%, è difficile pensare come una qualche istituzione possa sopportare una cosa di questo genere senza averne dei problemi molto seri. Quindi in questo senso io credo che questo sia il problema numero uno del sistema universitario, cioè il fatto che è un sistema sottofinanziato. Questo io cioè lo dico anche come agenzia, nel senso che i paragoni anche internazionali mostrano questo. Detto questo, da quello che ho sentito, diciamo, e anche da quello che in parte ho letto, non ho letto tutto, insomma, ma io tendo ad essere meno, devo dire, pessimista di quello che ho sentito da Viesti, ancorché naturalmente non è che ci siano problemi che vanno analizzati e che necessitano una strategia. Noi siamo un paese che largamente non ha fatto strategia nel passato. Molte delle situazioni sono situazioni che si sono trovate storicamente così, c'è una ragione. Per esempio, perché esistono in Italia un così alto numero di terremoti? Non si sa. Oppure perché diciamo, i
finanziamenti sono andati per molto tempo su basi storiche, come appunto ha rilevato senza... Si sente proprio? Ah, scusate. Mi sentite meglio, scusate, ma io mi sento bene. Perché non avessi capito così alto il numero di telemattiche. Insomma, non lo so, in ogni caso questo è solo l'esemplificazione del fatto che è un paese che ha bisogno di fare delle strategie. E io ritengo che però da questo punto di vista forse il fatto che ci sia stata un'attenzione a quello che è una valutazione della parte scientifica e anche un'analisi di quelle che sono le strategie della didattica sia il fatto che può portare e porterà sicuramente e secondo me sta già portando ad un miglioramento del sistema. In questo senso sono più ottimista di quello che avete sentito dal nostro illustre economista, ma diciamo, fa anche parte naturalmente della spinta che io stesso quando ho intrapreso questo incarico pensavo fin dall'inizio, cioè cercare di portare un qualche cosa che migliorasse il nostro sistema universitario e credo ovviamente che questo stia succedendo. Questa è la mia impressione e non ho, diciamo, almeno così, diciamo, ora non parlo da economista, diciamo, so che gli economisti sono fuori del mondo, io da fisico teorico so che invece non esiste la teoria che risolve tutto. E quindi vado avanti a pezzettini, a tentativi, a trial and errors e io credo che di aver osservato che le cose non sono così drammatiche. Per esempio sulla ricerca, ho avuto anche modo di dirlo più volte, sulla ricerca il nostro paese non è affatto messo male rispetto ad altri paesi. La qualità della ricerca che noi abbiamo nel nostro paese, distribuita ovviamente non in maniera omogenea, questo è vero, ovviamente bisogna lavorare su questo, però è una ricerca che si lavora molto bene con quello che succede negli altri paesi. Sarà un fatto eroico, è vero che perché molti dei nostri giovani vanno all'estero e molti di questi non riusciamo a farli ritornare perché siamo un paese che per sottofinanziamento non ha una capacità di attrazione molto forte, però ciononostante il nostro livello è un livello adeguato da come da quello che è l'analisi che noi ne abbiamo fatto. Per quanto riguarda la didattica è un'analisi che noi, come sapete, stiamo percorrendo già da un anno e stiamo anche lavorando su quelle che sono le metodologie che devono essere le più opportune per analizzare i processi della didattica e facendo delle analisi che non sono molto dissimili da quelle che avete sentito, andando a vedere la licenza, diciamo, le ore di licenza che vengono partite dai vari docenti, andando a vedere gli abbandoni e devo dire che ora non sto qui, non mostrerò il tabello, ma insomma credo che largamente quello che ha detto Viesti sia condivisibile, in effetti abbiamo un numero di abbandoni molto, molto alti rispetto a quello che c'è nel resto d'Europa. Per quanto riguarda il numero di immatricolati, forse io qui preciserei, non so se Viesti è d'accordo con me, che il numero di immatricolati per quanto riguarda i giovani che sono sotto dei 20 anni non è così terribile, c'è un calo, ma non è così forte, non è così forte, è molto forte invece il numero di immatricolati totali. Il che significa che c'è un problema evidentemente di immatricolazione per persone che sono non più giovanissime. Questo è, non dico che non sia un problema, però va distinto. L'ha anche tenuto conto nelle analisi che avete sentito, ringrazio perché effettivamente, che il calo demografico certamente è stato detto, diciamo. È causa anche di un calo di immatricolazione, è stato detto meno che siccome queste percentuali vengono fatte sul totale della popolazione, nella popolazione tenete presente che c'è un ruolo piuttosto elevato e crescente degli immigrati, i quali si iscrivono meno all'università, quindi anche questo è una cosa che va tenuto conto per quanto riguarda, io credo, per quanto riguarda un'analisi dell'immatricolazione. Detto questo, bisogna lavorare su questo e io credo che sia immatricolazioni che abbandoni riflettono una debolezza del sistema che è un
una debolezza che ha a che fare con una offerta formativa poco flessibile che viene fornita ai nostri giovani. Se noi andiamo a vedere il settore della formazione professionale, mettiamola così, questo lo troviamo un settore debolissimo rispetto a quello che succede nel resto dell'Europa. E questo io credo sia anche un problema che vada esaminato. Noi abbiamo qualcosa come 4-5.000 studenti in quel settore contro 200.000, 250.000 della Germania, della Francia, eccetera. Quindi è chiaro che anche lì c'è un problema, e anche lì, diciamo, chi ci governa deve analizzare e fare delle strategie al riguardo. Però, diciamo, i dati dicono questo, e quindi io credo che fare sì che le università che sono passate da una fase, diciamo, elitaria, che è quella nella quale io ero studente molti, molti anni fa, ad una fase di massa che è molto diversa, e quindi è una transizione molto sostanziale, debbano pensare anche a fornire una capacità di flessibilità e di risposta alla società maggiore di quanto ancora non siano in grado di fare, anche se sforzi in questa direzione ne sono stati fatti e parecchi. Quindi, ripeto, dalle mie parole penso e spero che venga fuori un giudizio non negativo della nostra università. Io infatti devo dire non userei la parola declino, spero mi perdoni di questo, perché declino, insomma, vuol dire una cosa, una, diciamo, qualcosa di irreversibile, e io voglio sperare che questo non sia. È vero che bisogna lavorarci, e quindi io credo che sia la formazione superiore come quella di cui stiamo parlando ha bisogno di un'attenzione molto forte da parte di chi ci governa, perché è un elemento fondamentale della crescita del paese. Su questo, diciamo, io credo che qui in questo tavolo nessuno sia contrario a far sì che questo avvenga. Ora, venendo a aspetti forse un pochettino più tecnici e che forse hanno nemmeno poco a che fare, non vorrei, diciamo, almeno io ripeto, insomma, io credo che da questa analisi che è stata fatta noi certamente trarremo molte informazioni, e assicuro, diciamo, l'uditorio che in realtà questa analisi viene in questo momento attualmente fatta ed analizzata dal gruppo di persone che devo rappresentare, proprio anche in analisi in relazione a quello che sarà il prossimo rapporto biennale dell'anno. Invece forse vorrei spendere qualche parola sulla UQR, devo dire non molto sulla legislazione nazionale che ci riguarda molto meno, ma sulla UQR invece vorrei spendere qualche parola, perché è stata ed è attualmente un'operazione che coinvolge l'agenzia in maniera sostanziale, e considerato che l'ANCUR è l'agenzia più piccola esistente in tutta Europa, con un numero di mansioni maggiori di quello che hanno le altre agenzie, voi capite che questo è un qualche cosa che mi preoccupa proprio adesso che io la sto lasciando, l'ho cresciuta come si cresce un'organizzazione, adesso io la lascio camminare da sola, può camminare da sola perché lo strumento è stato abbastanza messo uniato e strutturato, però, diciamo, soffre attualmente ancora di una debolezza intrinseca e strutturale che è legata alla carenza di personale che questo agenziano. Ora, da un po' io credo sia stato un fatto, insomma, ho sentito da Vesti delle parole forse di critica eccessiva, lasciamolo dire, per quanto riguarda la UQR. È stato un esercizio molto complesso, lui sostiene troppo complesso, si poteva fare meno, questo è quello che ho capito. Di fatto io credo che l'analisi che è stata condotta, con tutte ovviamente le concezioni che si possono naturalmente poi perfezionare, però ha puntato
forte, insomma, il fatto che le università adesso pongano, a volte anche in maniera impropria, perché comunque è stata una valutazione non individuale ma una valutazione di strutture, questa volta alcuni direttori se lo dimenticano, e non è assolutamente proprio per essere usata per le valutazioni individuali, ma insomma al di là di questo però ha rappresentato uno strumento di governance, io credo, estremamente importante, e credo che questo continuerà ad essere in questo modo. Noi abbiamo cominciato il secondo esercizio, diciamo, le valutazioni sono cominciate da pochissimo, con tutte le difficoltà che vi potete immaginare, anche perché queste difficoltà risiedono anche in una tecnologia informatica che non è nostra, ma noi dobbiamo basarci su ciò che ci è dato, e ciò che ci è dato spesso non è adeguato a ciò che sarebbe necessario per lo sviluppo di tutta questa analisi, ma così come è stato fatto l'altra volta, sarà fatto anche questo, ne sono certo, e quindi io rassicuro l'auditorio che in realtà questo lavoro sta procedendo nella maniera consona, così come era stato preventivato. Quindi che dire ancora negli ultimi minuti che mi rimane? Io forse l'ultimo minuto lo direi forse per me stesso, se mi viene permesso. Io è praticamente l'ultimo convegno al quale io sarò presente come presidente dell'ANPO. Tra pochi giorni il mio mandato scade e non ho nessuna intenzione di questo continui nemmeno di un solo secondo, perché io sono abituato, no, non perché non abbia fatto questa cosa, non rivendico tutto quello che ho fatto, però io sono molto contrario alle proroghe e sono soprattutto molto contrario alle proroghe delle persone che vogliono continuare i loro mandati. Insomma, io come chi mi conosce sa questo. Assolutamente un voto che quando un mandato finisce deve finire e basta, e quindi starò un secondo di più, anche se la ministra volesse fare delle proroghe, questo non avverrà. Quindi, ma io credo che questo non sia assolutamente necessario, perché l'attuale composizione è una composizione che mi sembra, diciamo, molto adeguata, e quindi potrà continuare tranquillamente il lavoro. Però voglio utilizzare questo palcoscenico e questa occasione che mi viene data per ringraziare certamente la mia squadra dell'AMU, che possono farlo, che qui non è presente, quindi la ringrazio virtualmente. Ma invece voglio ringraziare tutto il sistema universitario e tutti coloro che attorno al sistema universitario hanno lavorato anche fisicamente, certamente io credo che da parte di Rossi ci siano state a volte delle critiche pregiudiziali, ma insomma, questa è una questione di pareri, però se ne è parlato e questa è una cosa molto importante, e queste analisi che abbiamo sentito certamente sono molto importanti, e ho forse, diciamo, l'ambizione, forse la pretesa di pensare che se l'ANPO non l'avesse operato come operato, forse di analisi di questo tipo ce ne sarebbe state molte meno, perché prima dell'ANPO io non sentivo queste analisi. Io mi ricordo di tempi in cui andavamo come rettori, io sono stato rettore classista, come rettore, come altro, andavamo a tirare la giacchetta di a chi doveva essere tirata per ottenere certe cose. Io spero che questi tempi siano cambiati e che il raggiungimento di certi finanziamenti sia basato sul merito e non su quanto si tiri la giacchetta come avveniva in tempo precedente. Vi ringrazio per l'ascolto. Grazie. La parola passa adesso ad Andrea Fiorini, che è qui come Presidente del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Anche per lui credo che di stimoli ne siano venuti molti dalla presentazione di Gianfranco. Abbiamo sentito dire da Gianfranco Viesti alcune cose che spesso le organizzazioni studentesche presenti nel nostro Ateneo
a modo loro hanno sostenuto. E io allora vorrei provare a fare una domanda diversa rispetto a quelle che venivano fuori. Cioè vorrei provare a chiedere al rappresentante nazionale degli studenti che cosa pensa si debba e si possa fare, non tanto per i temi a voi più cari del diritto allo studio o delle tasse universitarie che sono stati già evocati qui, ma proprio per migliorare la qualità del servizio che l'università vi offre. Ad esempio su un punto io mi sono sentito contestare da alcuni rappresentanti degli studenti perché nel nostro piano strategico c'è l'obiettivo di adattare un po' le caratteristiche della nostra offerta formativa alle richieste, alle esigenze dei potenziali datori di lavoro. Siamo stati attenti a scegliere le parole. Potenziali datori di lavoro ce ne sono nel mondo delle imprese ma anche nel mondo delle istituzioni. Ecco, vorrei sentire un'opinione su questo. Capisco che cambia un po' il tema, ma non tanto, perché è di qualità dell'università che stiamo parlando. Allora, innanzitutto grazie, anche perché per me è un po' giocare a casa, ma in realtà non è un vantaggio sotto alcuni punti di vista, perché ovviamente si sente diversamente quando si sta nella propria università e quindi per me è molto importante e molto significativo. Una piccola premessa, nel senso che comunque saluto il professor Fantoni, perché comunque in questi 3 anni anche io sono a scadenza di mandato e abbiamo condiviso una parte del percorso nazionale insieme, non ci siamo trovati spesso d'accordo, a volte sì, a volte no, però insomma è stato bello discutere con lui, soprattutto in eventi pubblici a cui credo di aver partecipato così spesso che a volte ho visto più il professor Fantoni in tavole rotonde che la mia famiglia il fine settimana, quindi insomma con lui ho condiviso molti momenti di confronto pubblico che hanno fatto bene sicuramente alla discussione pubblica sul sistema universitario. La seconda premessa fondamentale prima di arrivare al punto in questione, di cui appunto ringrazio anche la domanda perché è molto importante, è relativo ovviamente al professor Biesti e alla presentazione del suo libro, che secondo me è la sintesi di anni di confronto e dibattito pubblico sul sistema universitario, sicuramente frutto del loro lavoro come gruppo di ricerca, ma sicuramente esprime a mio avviso un momento in cui l'università inizia a parlare di se stessa, e badate che secondo me non è scontato o semplice o banale in questo momento, perché la discussione dell'università sull'università è uno degli elementi più importanti in questo momento, perché non è nel dibattito pubblico. Ed è un compito del sistema universitario fare in modo che diventi invece elemento della discussione quotidiana di chi anche non vive il sistema universitario, perché l'università non è un bene di chi la vive direttamente lavorandoci e frequentandola, ma è un bene dell'intero paese, e se il sistema paese non inizia a parlare dell'università come priorità anche per le prospettive future dei propri figli, ma anche come dire personali, perché l'università non ha l'identità, ed è vero quello che si diceva prima, si perdevano immatricolati anche più maturi, anche perché il nostro sistema economico probabilmente non prevede un reinserimento sotto una certa età, una riformazione professionale sotto una certa età. Quindi è sicuramente un lavoro importante perché permette all'università di riparlare, e in un momento in cui il Ministero in realtà ne parla poco, ne parla male, a mio avviso, e quindi questi momenti sono fondamentali. Anche Roaz, qui presente oggi, che fa un lavoro molto importante perché a volte è stato, come dire, dirompente nelle discussioni, ma ha aperto un confronto su dei temi necessari, come molti che vanno dalla qualità della ricerca fino al diritto allo studio. Migliorare la qualità, dicevamo quel punto, proviamo ad usare uno spunto iniziale di una riflessione più ampia. Obiettivo però adattare l'offerta formativa alle richieste dei datori di lavoro. Allora, il problema secondo me non è tanto dal punto di vista dell'obiettivo, ma concettuale, perché l'università non forma lavoratori che, su richiesta del datore di lavoro, o meglio, sulla base di quello che il datore di lavoro immagina. L'università forma figure professionali che si adattano e, se vogliamo, cambiano e mutano anche il sistema produttivo e imprenditoriale della nazione. Questo è un aspetto molto importante perché culturalmente, secondo me, questo effetto ha una ricaduta anche sul percorso di studi stesso. È un elemento molto importante, si diceva prima. Molto spesso noi denigriamo anche la figura dello studente fuori corso, no? Per cui noi magari preferiamo lo studente che si laurea in tempo sulla base di quel corso di laurea che abbiamo immaginato come adatto per quel datore di lavoro nell'impresa vicino al sistema universitario, si laurea in corso, entra in azienda e lavora sotto e lo preferiamo rispetto a uno studente che ci impiega magari 2 anni in più, si forma e acquisisce competenze differenti perché l'università è un mondo
infinito, che ti mette di fronte a delle sfide che mai avevi affrontato nella tua vita, anche dal punto di vista umano e personale, e quindi forma una persona che potrebbe essere capace non solo di fare quel lavoro pienamente e bene, come immagina il datore di lavoro, ma magari di rivoluzionarlo, immaginare un nuovo sistema produttivo per la sua impresa, collegandola a un sistema dimensionale molto più ampio, perché l'università è vero che si trova magari all'Aquila, in un contesto territoriale, ma gli studenti sono collegati con l'intero mondo, non solo con l'Erasmus, ma anche con basi di studi, se vogliamo, internazionali, discipline che vanno ben al di fuori di un sistema produttivo come quello italiano, che è di microimpresa, quindi molto radicato sulle realtà territoriali. E questo è molto importante perché è uno degli aspetti per cui la laurea assume un'importanza strategica per il Paese, perché la laurea è importante sicuramente dal punto di vista, e si diceva prima, lo diceva anche il professor Biesti, infatti sarà difficile riuscire a costruire un discorso senza ripetere qualche aspetto che ha toccato il professor Biesti, che insomma ha completato il quadro sotto tanti punti di vista, però sicuramente questo aspetto è un aspetto fondamentale, quello della laurea come elemento per rilanciare l'economia del Paese, che può solo a questo punto dell'economia mondiale aggiungere valore al suo sistema produttivo e non pensare ad esempio che il sistema produttivo si rilancia con il costo del lavoro. Quindi noi abbiamo bisogno di persone non formate per quel singolo lavoro e quella singola mansione immaginata per il datore di lavoro, ma una persona sì sicuramente collegata a un sistema anche imprenditoriale e territoriale da cui possa acquisire delle competenze, ma in grado di poterlo riformare, di poter spiegare al suo datore di lavoro che magari quel tipo di lavoro si può fare in una maniera diversa perché immaginata con strumenti e competenze nuove, uscendo anche da una obsolescenza magari tecnica che si acquisisce nel tempo se non si ha voglia di immaginare, di migliorare, eccetera, eccetera. Questo elemento di, se vogliamo, mancanza di un aspetto più culturale, più ampio, secondo me ricade in altri aspetti del sistema universitario in questo momento e che manca nella discussione pubblica. Proviamo a immaginare come si può collegare a un discorso più ampio. La mancanza di prospettiva che ad esempio il sistema paese, il governo in senso più specifico, che è colui che decide le azioni politiche sull'università, non ha una visione culturale differente sulla laurea, perché ad esempio immagina un obiettivo in termini di laureati fascia 30-34 anni tecnicamente irraggiungibile da qui al 2020. Cioè immagina e discute con l'Europa che nel 2020 noi avremo il 27% di laureati tra l'età dei 30-34 anni, che può dare anche un'immagine di paese differente, in una condizione, in uno stato attuale in cui sarà impossibile raggiungerli, con una scarsità di risorse, con una scarsità di docenti. Questo ovviamente fa capire che c'è un aspetto culturale e secondo me viene a ribadirsi quello che diceva prima il professor Biesti, ovvero che c'è un pensiero unico non dichiarato, ed è questa la cosa più brutta. Cioè noi nei luoghi di confronto, perché il Consiglio Nazionale è anche un organo, è l'organo consultivo del MIUR, a pari del CUN, non affronta questo tipo di discussione, cioè che sistema universitario e come raggiungerlo, perché banalmente, paradossalmente, nel frattempo che si diceva che si voleva raggiungere quel numero di laureati, arrivava ADA, che per amor di Dio, non entriamo nel merito di discutere se è giusto o sbagliato, ma in assenza di risorse, in calo di costanti di docenti, che vuoi che gli studenti siano l'unica vera variabile di quella formula che tu puoi muovere, allora questo dimostra che c'è una mancanza proprio culturale di approccio al sistema universitario, che è prima di tutto del decisore politico e poi si rispecchia nella società, a mio avviso, che andrebbe invece istruita e dovrebbe essere protetta da quella comunicazione fallace che molto spesso i giornali fanno sul sistema universitario e su alcuni aspetti specifici del sistema universitario, ad esempio gli studenti fuori corso, denigrati, e vi assicuro che molto spesso tu parli, e non perché lo sono stato anche io, e quindi in questo caso è come se facessi una difesa personale, ma assolutamente no, che si sentono veramente emarginati da un contesto in cui sembra quasi che tu devi per forza essere pronto a metterti in un sistema che poi dall'altro non è incapace di poterti recepire immediatamente per le competenze che hai, visto che abbiamo una disoccupazione giovanile al 40%, per cui io devo essere bravo a laurearmi, ma nel mercato del paese non deve essere altrettanto bravo per poter recepire le mie competenze. E questo controsenso, se vogliamo, questo pensiero unico, questo modo di rappresentare e di immaginare culturalmente l'università e poi farla, come dire, applicarla in un modo completamente diverso, si ripercuote in tanti aspetti. Abbiamo visto quello della contribuzione studentesca, un tema fondamentale, cioè noi da quando è iniziata la crisi economica abbiamo avuto un divario maggiore che in altri momenti storici del nostro paese di coloro che erano ricchi, che sono diventati più ricchi, e di coloro che erano mediamente, ricchi, se vogliamo, nella fascia media del paese, che si è impoverita ancora di più, in un sistema dove la contribuzione studentesca assume un valore differente perché c'è già una pressione fiscale molto alta. Nei paesi dove, ad
ad esempio, non so, la contribuzione studentesca è più bassa, abbiamo anche una pressione più alta, ma anche una pressione fiscale più bassa, cioè io già contribuisco attivamente alle spese dello Stato. E invece in Italia no, perché noi dobbiamo immaginare una famiglia, per intendere l'esempio pubblica, che paga già le tasse dello Stato, il salario, eccetera, eccetera, sul salario, eccetera, eccetera, e poi a questo aggiungiamo la contribuzione studentesca. Quindi ha un valore ancora più dirompente. Se poi pensiamo che questo è collegato addirittura alla possibilità di assumere docenti in follia pura. Quindi che cosa c'è? C'è una percezione culturale da parte del decisore politico e, se vogliamo, anche nell'impostazione, come in questo caso questa decisione, che mi permette, insomma, la libertà di poter criticare sotto questo punto di vista, di vedere la laurea in un'accezione culturale differente. E questo è molto sbagliato. Ed è sbagliato, ad esempio, immaginare, e qui vedo perché ci sono anche attori istituzionali e colgo l'occasione, perché questo è un momento di dibattito pubblico, di confronto pubblico, cosa che ho imparato, diciamo, a mie spese, viaggiando molto negli ultimi 3 anni, in cui cercare di segnare dei punti fondamentali, che al di là delle vie istituzionali, sono sempre momenti, come dire, in cui si può cogliere l'occasione che ci siano molte persone illustri con cui dialogare. Vedo esponenti, insomma, del comune, della regione, e penso che, per esempio, gli studenti di questa regione hanno mandato un appello all'assessore regionale sul diritto allo studio, chiedendogli di incontrarsi per innalzare quelle soglie che, dopo un anno di lunghe battaglie, fidatevi che la lunga battaglia non è stato, non so, occupare, mettiamola così, ma è stato spiegare al Ministero che cosa voleva dire innalzare le soglie ISE e ISPE. Quindi stiamo parlando di questo. Questo è il livello del dibattito in questo momento nel Paese, cioè spiegare, è diventato difficile addirittura spiegare qual è un elemento negativo di criticità del sistema, a cui però non è stata data risposta. C'è un appello pubblico, e quindi è compito anche delle istituzioni cercare di ricevere quelle che sono, come dire, esigenze culturali e sociali che l'università e gli studenti in questo momento chiedono. Provo a chiudere, visto che sono andato forse un po' lungo, in corto occasione. Però chiudere con un elemento politico e non di dati, come giustamente ha rappresentato il professor Biesti, anzi, sulla base di quei dati provo a fare un appello. E visto che sono alla fine del mio mandato, diciamo, la bellezza di essere alla fine di un mandato non rinnovabile, che si può dire un po' alla fine, un po' quello che si pensa in maniera molto esplicita, mettiamolo così. Sempre ovviamente nel modo più istituzionalmente corretto. Credo che, ad esempio, l'università e il sistema universitario debba trovare, tramite i suoi attori principali istituzionali, la forza di condividere le battaglie, da livello nazionale fino a livello locale, e lo deve trovare sul serio. Sul serio vuol dire che si condivide una strategia, si condivide un obiettivo, e non si fa una riunione a porte chiuse. Si lancia un appello pubblico, come lo vogliamo chiamare. Io ho criticato, se vogliamo chiamarlo così, al camerino, in un evento molto recente, questo termine, primavera dell'università, non l'evento in sé, il termine, perché io credo che non serva una primavera, perché una primavera concettualmente non mi piace, perché o è seguito o segue di nuovo un letargo, è quello che il sistema universitario in questo momento non ha bisogno. Il sistema universitario ha bisogno che i rettori e la CRUI dica chiaramente, insieme agli studenti e ai docenti, quella è la battaglia che si vuole portare avanti, e che tutti e 3 insieme si incontri l'attore istituzionale, che non è più il Ministero ma il Governo, e si mettano insieme una serie di politiche reali, partendo dal finanziamento del sistema. Badate, io non sto dicendo una banalità, perché la cosa più difficile in questi 3 anni è stata portare avanti delle battaglie condivise, dei temi condivisi, ed è molto difficile perché l'università è molto settoriale nei suoi diversi aspetti. Ma questa unità, questo confronto condiviso è necessario, ed è necessario soprattutto non essere incoerenti, come è stato il governo, ad esempio, alcune volte, o il ministero, citando una politica e poi attuandone un'altra, come ho voluto dimostrare poc'anzi. E lo dico anche a livello di Ateneo, lo dico alla rettrice con cui non ho avuto occasione, purtroppo, nelle ultime settimane di confrontare. Ad esempio, sulla QR, io penso che se era una battaglia condivisa, non andava applicato lo stesso criterio di distribuzione dei fondi tra i dipartimenti sull'affluenza all'adesione alla QR. Credo che se si condivide una battaglia, allora si deve condividere dal livello nazionale fino a livello locale, dicendo che si è portatori di un'istanza, allora lo si è, e non si è, come dire, non si può riprodurre la stessa ingiustizia che si critica o che non si condivide a livello di singolo ateneo. Questo è sbagliato, perché o siamo noi stessi come governo, come autogoverno, a governarci bene il nostro piccolo e poi riprodurlo a livello nazionale,
oppure saremo noi stessi non così forti per poter contrastare quelle che sono le politiche nazionali. Grazie. Della CGL, della Federazione Lavoratori della Conoscenza. Abbiamo visto dati molto negativi anche per quanto riguarda l'andamento del numero di lavoratori dell'università, che sono chiaramente dati che colpiscono il sindacato. Però dal mio punto di osservazione la voce del sindacato è relativamente meno forte di come potrebbe essere nel dibattito sull'università italiana. E quindi vorrei sapere se c'è una difficoltà specifica a fare sindacato in questi posti di lavoro e vorrei anche più specificamente sapere qual è la risposta che il sindacato dà alle critiche che tante volte arrivano sul modo in cui il personale, in particolare quello tecnico amministrativo, concorre allo sforzo di miglioramento che tutti stiamo cercando di fare. Se avete delle proposte specifiche per aumentare il grado di mobilitazione, di coinvolgimento di tutto il personale in questo sforzo, che è una cosa di cui certamente abbiamo bisogno. Sicuramente c'è bisogno di uno sforzo collettivo nell'ambito delle reciproche responsabilità che ognuno di noi ha, per tentare di invertire una tendenza ad una crisi del sistema universitario. Intanto ringrazio, diciamo, dell'invito da parte della rettrice dell'Aquila. Mi pare che Gianfranco abbia esposto il rapporto in maniera sintetica ma efficace, individuando le tante criticità che ci sono. Io penso che, ad esempio, una grande criticità, questo riguarda anche le responsabilità probabilmente dello stesso sindacato, è che sul destino dell'università italiana non c'è un dibattito pubblico. Io penso che il valore del rapporto della Fondazione RES curato da Gianfranco ha il merito, il pregio di aver aperto uno squarcio della discussione, al di là di come ognuno di noi la pensa su tanti temi, perché in realtà su tanti temi, compresi quelli che riguardano il lavoro, penso alle questioni del reclutamento, alle questioni della contrattazione, dei contratti, alla questione della precarietà, che è un tema aperto all'interno dell'università, alla qualità del reclutamento, che è segnalato anche nel rapporto, diciamo, uno dei punti critici del Sud, in realtà non c'è una discussione. Tutto viene segregato in poche stanze con un'idea, secondo me, opinabile di come si produce il cambiamento. Perché se poi il cambiamento è quello che abbiamo visto, che ha descritto Gianfranco, che porta all'università sempre più piccole, un'emarginazione, diciamo, del sistema universitario del Sud, a meccanismi incomprensibili alcune volte sul sistema di valutazione, e ad un clima generale del paese che non riconosce all'università un ruolo fondamentale dei grandi processi di crescita economica, sociale e politica. Perché guardate, in questo paese c'è anche questo, c'è anche questo, cioè mentre, e da questo punto di vista l'università italiana è la meno europea dei paesi europei, non so, nel senso che mentre in tutta Europa si ritiene che l'investimento sull'università è un investimento fondamentale non solo dal punto di vista economico, anche da quel punto di vista delle ricadute importanti, perché ha un ritorno in termini economici molto alto, ha un ritorno sui territori in termini anche di qualità dei processi di sviluppo e dei processi di sostenibilità ambientale, ma anche una forte ricaduta sociale, perché guardate, una società che non innalza i livelli di istruzione è una società che non solo sul versante del mercato del lavoro, ma proprio sulla tenuta sociale della coesione di un paese fa dei passi indietro.
perché oggi sempre più è una società che ha bisogno di accrescere le funzioni della conoscenza, non solo di l'economia. Detto questo, io penso che un altro, cioè, riapri un dibattito, io penso che ad esempio la CRUI, i rettori, i sindacati, noi abbiamo prodotto un documento insieme a tante associazioni, io penso debbano imporre ad esempio che il Parlamento dedichi una discussione prima di procedere, ho sentito che già si preannunciano nuovi processi riformatori, no? Se sono come quelli della scuola, diciamo, c'è un po' da preoccuparsi, no, diciamo, perché la legge sulla brutta scuola ha riportato indietro la scuola pubblica italiana. Se è quella la tendenza, guardate, a me pare bisogna essere preoccupati, bisogna essere preoccupati. E bisogna anche essere preoccupati sulle stesse questioni del reclutamento, ad esempio. Perché io, ad esempio, sulla questione di alcune figure presenti all'interno dell'università, penso alla figura del ricercatore, io penso che ad esempio bisogna mettere in discussione alcune scelte che sono state fatte nel passato. Aver prodotto l'esaurimento del ruolo del ricercatore, io credo che sia stata una scelta molto discutibile, fatta non da questo governo, ma fatta dal 240. Così come bisognerebbe discutere degli assegnisti di ricerca. Che cos'è oggi la figura dell'assegnista di ricerca in un'università? È una figura estremamente ibrida in cui non si capisce esattamente se è un punto di eccellenza, diciamo, in termini di formazione, se è sostanzialmente una figura lavorativa precaria. Noi riteniamo più la seconda della prima, addirittura non ci è riconosciuto nemmeno il disco, no? La disoccupazione. Oppure perché non si investe nei dottorati di ricerca? Perché c'è tanta precarietà che non si riesce a stabilizzare? No? Basta guardare sul versante tecnici amministrativi, ma anche sulla figura dei ricercatori. Addirittura si pensa, diciamo, di estendere il meccanismo della precarizzazione dei ricercatori anche agli istituti di ricerca pubblici, perché ciò che si prevede, ad esempio, nella delega Madia sui ricercatori degli istituti di ricerca pubblici è esattamente uguale a quella che è stata fatta all'interno dell'università. Ecco, io penso che su tutto questo è il primo punto, diciamo, di riflessione. C'è bisogno di avere un dibattito nel nostro paese. Sullo stesso sistema, guardate, di valutazione, adesso ognuno di noi la può pensare, diciamo, Gianfranco ha espresso in maniera chiara, diciamo, le sue opinioni, il dottor Fantoni ha espresso le sue, però posso dire una cosa, guardate, girando un po' l'università, una delle critiche maggiori che viene fatta è come è stato costruito questo sistema, nel senso che ha tagliato fuori qualsiasi idea di partecipazione, di discussione, di confronto, al di là della finalizzazione, se è giusto, è sbagliata, se non sono tecnico, cioè ognuno nel suo mestiere. Però il senso che un processo di valutazione di quel tipo che va ad allocare risorse ha bisogno di una grande trasparenza e di una grande partecipazione, in cui trasparenza per quanto riguarda i parametri definiti, partecipazione nel senso di poter in qualche maniera anche interloquire rispetto al sistema, perché senza di questo io penso che è difficile costruire un cambiamento. Terzo punto di ragionamento: un vero processo di cambiamento ha bisogno, secondo me, di ristabilire però anche un criterio di maggiore partecipazione e democrazia all'interno dei sistemi degli atenei. Per effetto della 240, noi l'avevamo denunciato quando abbiamo fatto la battaglia sulla 240, in realtà la mia opinione è anche che si è determinata all'interno dell'università, come si può dire, un sistema che non fa perno sulla partecipazione dei docenti, del personale tecnico amministrativo, degli studenti alla vita degli atenei. Cioè si è stabilito sostanzialmente una sorta di gerarchizzazione dei processi decisionali. Ora guardate, in un mondo in cui l'interdipendenza è fondamentale, la interazione, la messa in comune delle esperienze, delle capacità, degli approcci culturali, delle sensibilità è fondamentale per il miglioramento, ciò insegna una moderna impresa. Basta guardare, diciamo, i dettagli sulle moderne organizzazioni dell'impresa, hanno tutti nei sistemi relazionali un punto di avanzamento. Bene, l'università fa, che dovrebbe essere il luogo di eccellenza di quell'operazione, fa un'operazione esattamente opposta. Ecco, io penso, guardate, che questo è un errore.
bisogna ripristinare un'idea secondo la quale il processo di cambiamento necessario avviene non solo attraverso funzioni gerarchiche dall'alto, ma bisogna un processo dal basso anche, di forte responsabilità nel rapporto tra responsabilità e autonomia delle imprese. Perché questo rapporto tra responsabilità e autonomia in qualche maniera, in qualche caso, è saltato. Questione finanziamenti e reclutamento. Io penso ad esempio che uno dei punti da eliminare sono i punti organici. È una discussione che abbiamo fatto con la ministra Giannini. A me pare che sostanzialmente si sia preso atto che quel sistema penalizza fortemente anch'esso il mezzogiorno, perché se si va a vedere anche la quantità del reclutamento, il problema non riguarda solo la diminuzione. I docenti, ad esempio, più la PAC, i tecnici amministrativi, hanno detto la stessa cosa. Ma come è stato poi successivamente distribuito attraverso i punti organici il reclutamento, ci accorgiamo che anche da quel punto di vista hai avuto una forte penalizzazione di molti atenei. Attenzione, il reclutamento non è una questione secondaria sul versante della qualità dell'offerta formativa, perché sto girando per l'Italia. Ad esempio, un fenomeno, io sono d'accordo su tutta la discussione che si è fatta sul proliferare dei corsi di laurea, il 3 più 2, adesso sarebbe lungo discutere. Però noi siamo in una condizione, attenzione, in molti atenei, in cui non riusciamo più a far fronte ad un'adeguata offerta, un'adeguata, sono breve, tre minuti, ad un'adeguata offerta formativa. Guardate, questo è un problema, perché io sono d'accordo con una questione che diceva il dottor Fantoni. Hai bisogno anche di un'offerta formativa fortemente, maggiormente flessibile. Hai bisogno di un'università sempre più internazionalizzata, perché oggi anche i processi della conoscenza sono globalizzati. Ma se tu non sei in grado di garantire nemmeno la docenza per garantire un'adeguata offerta formativa, tutta questa discussione, una discussione un po', diciamo, aleatoria. Quindi io penso, guardate, che il rapporto col sistema di reclutamento è un punto fondamentale. Poi naturalmente sono d'accordo con l'attacco, perché nelle università meridionali bisognerebbe ragionare effettivamente sulla qualità di questo reclutamento del passato per non compiere gli errori fatti. Però attenzione anche qui, le regole sul reclutamento sono regole di carattere generale, non è che sono regole che ti impedono l'università per l'università. Quindi devi in qualche maniera ricostruire un sistema di reclutamento che effettivamente, togliendo questo manto in merito, la cosa che alcune volte diciamo è un po' stucchevole, perché sapete, in un paese in cui poi si fanno le telefonate tra raccomandati è complicato spiegare che c'è il merito, perché attenzione, queste cose poi alla fine la gente, ma al di là di questa discussione che sarebbe molto, io penso che c'è bisogno di un sistema che garantisca effettivamente una qualità e garantisca soprattutto il fatto che ci siano processi chiari che non producono precarietà. Perché attenzione, l'università ha bisogno di lavoro stabile anche in termini di ricercatori, in termini di docenti, in termini di tecnici amministrativi, e quando tu quotidianamente devi andare a ricorrere invece, come succede in molti atenei, il fatto che c'hai la scadenza di contratto a progetto o le scadenze di tempi determinati, non è semplice organizzare anche una qualità di offerta formativa. Infine, se è vero tutto questo, credo che l'aumento delle risorse è fondamentale, ma anche qui finalizzando chiaramente l'utilizzo di queste risorse, distinguendo tra che cosa è fondo ordinario per la gestione ordinaria dell'università dal resto, perché è chiaro che se tu vuoi premiare le eccellenze è giusto che sappisci che ti deve funzionare di più, ma tu non puoi far mancare le risorse necessarie per il funzionamento ordinario dell'università, perché se fai una commistione tra quota premiale e quindi con la quota premiale in realtà riduci meno i tagli e aumenti anche sostanzialmente, questa è, e guardate, non andiamo da nessuna parte, come non andiamo da nessuna parte futuramente su questo, se non vedete dal futuro. Allora io ve lo dico qua, te lo dico in maniera chiara, io non sono d'accordo che il diritto allo studio passa all'università, nemmeno io, non sono assolutamente d'accordo. Io penso che sulla questione del diritto allo studio le competenze devono essere trasferite allo Stato nazionale, perché guardate, anche questa storia che tu le borse di studio, gli idonei che non hanno le borse di studio,
meccanismi differenziati tra Torino, L'Aquila, Palermo e compagnia bella, in cui il diritto allo studio non è garantito in termini universali, io credo che questa, anche questo è un handicap fondamentale oggi sulle questioni del... Io penso che il diritto allo studio deve essere una delle materie esclusive che bisogna dare una nostra. Poi le regioni possono mettere sostanzialmente dei servizi aggiuntivi, delle risorse aggiuntive, ma ci deve essere un sistema universale per quanto riguarda il diritto allo studio, perché anche così fa l'operazione in funzione delle università meridionali e garantisce che si eviti di una perdita di iscritti all'interno dell'università. Grazie, non siamo riusciti a tenere i tempi, ma vorrei salvare comunque un po' di tempo per una discussione generale, quindi sarò velocissimo con una domanda dal mio punto di vista personale. Sulla base di tutti i discorsi che abbiamo sentito, io mi sento chiamato a cercare di fare meglio il mio mestiere di insegnante, meglio il mio lavoro di ricercatore e sempre di più a impegnarmi in attività di partecipazione alla vita della comunità in cui opera la mia università, in vari scopi. Come posso conciliare tutte e tre, questi sono tre mestieri diversi, che ciascun docente universitario dovrebbe fare. Come facciamo a conciliare queste richieste sempre più forti e giustificate con il quadro declinante che ci ha mostrato Gianfranco Viesti? Grazie. Ah, ho dimenticato, ma l'ho presentato all'inizio, il professor Ricciardi, che qui è presente principalmente come esponente della rete ROARS. Sì, allora io prima di iniziare chiederei al nostro Cerdi sconfutarmi mezzo minuto da un tappeto che ho a disposizione, perché non sapevo che questa fosse l'ultima apparizione pubblica in quanto presidente dell'ANVUR del professor Fantoni, ma devo dire, sento il dovere appunto non solo di ringraziarlo del riconoscimento che ci ha dato, non è un mistero che Rors ha avuto confronti molto accesi più o meno a seconda delle persone coinvolte, poi Roars è un'idra dalle mille teste, quindi ci sono alcuni che hanno caratteri migliori, altri peggiori, però devo dire che in tutte le occasioni in cui mi è capitato di ascoltarlo, e forse non eravamo mai stati insieme in un palco, questa è la prima volta, invece ho sempre apprezzato, devo dire, l'equilibrio, la pacatezza e il carattere non ideologico degli interventi di Fantoni, quindi è davvero un peccato perderlo, diciamo, come interlocutore pubblico, anche se lui sa che smette di fare presidente dell'ANVUR, però la porta di Rors è sempre aperta, se vuole scrivere con noi lo accoglieremo a braccia aperte, proprio perché noi non siamo affatto, diciamo, un gruppo che ha preclusioni personali. E veniamo alla domanda e ad alcune osservazioni che volevo fare, poi partendo dal libro, io vorrei un po' tornare sul libro. E la risposta è che non lo so. Cercare di trovare un modo per partecipare al dibattito pubblico sulle questioni dell'università e della ricerca è stata una delle ragioni per cui qualche anno fa, con un gruppetto di amici e colleghi, in un convegno milanese decidemmo di creare la rete ROARS, che poi effettivamente fu una buona idea perché intercettava un bisogno. Credo che probabilmente esperienze di questo tipo, cioè esperienze nelle quali gli accademici prendono parola facendosi forti delle proprie competenze in una discussione pubblica che a questo punto, grazie alla rete, è diventata anche una discussione pubblica che ha una facilità di accesso piuttosto forte, credo che questa sia la strada. Noi abbiamo da qualche tempo, seguiamo con molta attenzione un esperimento che riguarda soprattutto i paesi di lingua inglese, che è una cosa che si chiama The Conversation, che è un'esperienza che ha delle cose, degli aspetti di contatto con Rors molto interessanti, perché è un sito che fa un certo tipo di giornalismo di qualità, dove i contributor sono tutti accademici, perché la scommessa di The Conversation è che gli accademici possano lavorare, diciamo, sull'informazione, soprattutto sull'analisi dei dati, sulla critica
mettendo in gioco le proprie competenze e cercando soprattutto di farlo con un linguaggio accessibile, con quel rigore che ormai spesso i mezzi di informazione non hanno. Quindi da questo punto di vista, tra tante cose che non vanno bene nel mondo, viviamo una stagione interessante, perché molte porte si sono chiuse o comunque sono diventate, diciamo, meno accoglienti. Pensate soltanto al numero di giornali che hanno chiuso negli ultimi anni, però altre se ne aprono e quindi ci sono delle esperienze interessanti che si possono fare. Io vorrei dire qualcosa sul libro. Tra l'altro segnalo alle persone che sono presenti in sala, che non avessero notato, che il libro è in vendita all'uscita, perché è sempre una cosa, voglio dire, il curatore non può dirlo, però io sì, essendo in alcun modo parte del processo di produzione di questo libro. È un libro che davvero vale la pena di leggere. Io sono molto grato a Gianfranco Viesti e al team di persone che hanno lavorato a questo libro, perché adesso per la prima volta noi abbiamo un lavoro complessivo che in realtà non riguarda soltanto il sistema universitario del sud, perché è vero che la Fondazione RES è una fondazione che ha base in Sicilia e che quindi era interessata a raccogliere dati prevalentemente sull'Italia meridionale, ma ovviamente dove c'è un sistema universitario nazionale tu non puoi analizzare il sud senza analizzare il nord, e questo è un libro che in realtà riguarda l'università italiana nel suo complesso. È un libro che tra l'altro si fa apprezzare per due ragioni. Una è la qualità della scrittura, c'è stato un grosso lavoro che lo rende, diciamo, anche di lettura piacevole, nei limiti ovviamente a cui un lavoro di questo tipo può essere un lavoro di piacevole lettura, però diciamo che perlomeno non, come dire, non impone uno sforzo esagerato nel lettore che abbia una certa motivazione, ma è soprattutto un libro che utilizza un approccio multidimensionale al problema, che era la cosa di cui c'era dannatamente bisogno. Uno storico britannico che si è molto occupato dei sistemi universitari, Stephen Collini, in un libro che ha avuto un certo successo nei paesi di lingua inglese, questo libro qui, What Universities Are For, dice, cioè, se noi guardiamo al modo in cui sono cambiate le università negli ultimi 30-40 anni, quindi parla specificamente dell'Italia, parla del mondo occidentale in generale, e ci sono tre grandi fattori di cambiamento nelle università. Ci sono stati. Il primo è l'aumento degli studenti, ed è un fattore di cambiamento che ha una serie di spiegazioni di carattere economico, sociale, eccetera, che ovviamente, diciamo, sono molto importanti, che vanno prese in considerazione. Il secondo è l'estensione straordinaria dell'ambito della ricerca scientifica. Noi abbiamo conosciuto, diciamo, un ampliamento enorme degli ambiti dell'approfondimento e soprattutto delle risorse che sono necessarie per condurre ricerca. È nata quella che si chiama Big Science, che 40 anni fa sostanzialmente non esisteva quasi, se non in progetti governativi che spesso erano gestiti tra l'altro fuori dalle università perché erano legate a esigenze militari. E il terzo fattore è, Collini lo descrive con una parola che non va più di moda, ma secondo me è una parola molto adatta, l'ideologia, perché lui dice in realtà molte delle cose che sono accadute negli ultimi 30 anni hanno in ultima analisi anche delle spiegazioni ideologiche. Io credo che un grande contributo che questo libro dà al dibattito sull'università in Italia è proprio perché utilizza un approccio multidimensionale, quello di andare, come dire, di dimostrare la dimensione ideologica di alcune delle scelte di fondo che sono state compiute in Italia, perché io condivido perfettamente le conclusioni dell'analisi di Gianfranco Viesti, cioè le cose che sono accadute negli ultimi anni non sono accadute in maniera casuale, sono accadute perché rispondevano a una certa lettura del futuro economico dell'Italia e del ruolo del sistema universitario nazionale, o meglio del non ruolo, o del ruolo diminuito che il sistema universitario nazionale avrebbe dovuto avere in questo futuro. E però, proprio perché questa analisi non era un'analisi che diciamo era condivisibile in pieno e non era certamente condivisa da nessuna forza politica, le scelte sono state in realtà attuate in un modo stealth, potremmo dire, cioè
cioè passando un po' sotto i radar e soprattutto mascherandole spesso per delle scelte necessarie, dove quello che si stava facendo non era fare delle scelte politiche, ma in realtà applicare delle nozioni tecniche. Ora, secondo me, nessuno che arrivi alla fine di una lettura di questo libro può più credere in una cosa del genere. Sono state delle scelte politiche e sono state delle scelte politiche che non sono mai passate attraverso un ampio e approfondito dibattito nell'opinione pubblica di questo paese. Questa è una cosa grave che secondo me giustifica ampiamente la richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta, ed è comunque una cosa che io spero, anche grazie alla pubblicazione di questo libro, noi potremo lasciarci alle spalle. È molto difficile nel tempo breve che ho a disposizione fare un'analisi sia pure per sample, per campioni, delle molte cose interessanti che si trovano in questo libro. Ve ne segnalo una tra le tante. Questo è un libro che contiene un capitolo, un avviso di grandissimo interesse sulle università meridionali in prospettiva storica. Era una cosa molto importante perché non si possono analizzare sistemi sociali complessi e multifattoriali come le università se non si utilizza anche una prospettiva storica, ed è un capitolo che dà un contributo secondo me molto importante a sfatare una serie di miti. Per esempio, è un capitolo in cui ci si spiega che l'università di massa non è figlia del 68 politico e della liberazione degli accessi, che si tratta di un fenomeno che ha un'origine molto precedente e che è legata a dinamiche economiche e sociali di lungo periodo, che si tratta, qui aggiungo un pezzettino di comparazione perché il libro non c'è, di una dinamica che è molto simile a una dinamica che noi troviamo in altri paesi, come per esempio nel Regno Unito, e che non è quindi quella, fenomeno di lassismo generalizzato o di crescita senza limiti del sistema universitario che spesso ci è stato raccontato sui media, tant'è, per fare l'esempio di un paese che viene spesso indicato come un esempio, noi abbiamo visto un fenomeno del tutto simile di crescita delle sedi universitarie nel Regno Unito e tra l'altro un dato abbastanza interessante, ci è stato spesso detto in particolar modo dalle colonne del Corriere della Sera che in Italia ci sono troppe università. Nel Regno Unito in questo momento ci sono 130 università e io credo che bisognerebbe istituire un premio per le persone che scrivono le università sui giornali italiani, sfidandole a dire i nomi di 10 università inglesi di queste 130, e io sono convinto che molti fanno fatica ad arrivare a 5. Molte delle analisi che ci vengono presentate come tali sui giornali italiani sono basate su luoghi comuni, per cui le università inglesi sono Cambridge e Oxford, che sono dei posti meravigliosi dove ci sono dei prati, i professori che vengono sui prati. In realtà non è così. Il Regno Unito ha un sistema universitario molto simile a quello italiano, ha molte università dei quali probabilmente nessuno di noi conosce il nome, e con problemi molto simili a quelli che abbiamo noi in questo momento, perché è un paese nel quale sono state attuate delle politiche di riduzione progressiva dei fondi a partire da un budget famoso del 1981, in cui, come dice Stephen Collini, comincia il Kulturkampf del governo inglese contro le università, che ha appunto portato a una riduzione. Il primo budget riduce di botto del 25% le risorse destinate all'università, e da quel momento è una corsa verso la discesa che è stata parzialmente arrestata in un breve periodo dai governi laburisti, però messo dentro un sistema che sostanzialmente spinge alla concorrenza verso il basso. E non è un caso che in questo momento ci sono 130 università e di molte di queste voi non avete neanche sentito il nome, perché c'è stata un'enorme espansione dell'offerta. Si passa da 300.000 studenti nel 1980 a in grosso modo 2.250.000 del dato attuale,
e questo viene fatto appunto a risorse calanti e con una pressione sempre maggiore sull'ottimizzazione della spesa. Quindi noi abbiamo a che fare in Italia con trasformazioni molto ampie, trasformazioni che in parte non hanno nulla a che fare con diciamo vizi italiani, alcuni dei quali sono reali ma hanno una correlazione non sempre diretta con le cose che sono accadute, e che, ripeto, hanno molto spesso delle motivazioni che sono in parte delle motivazioni ideologiche. Qual è l'idea di fondo? L'idea di fondo, a mio avviso, era quella che l'Italia, che veniva vista come un paese sostanzialmente in declino dal punto di vista economico, non potesse permettersi un sistema universitario generalista come il nostro e universale come il nostro, e che dovesse puntare le poche risorse che erano ragionevolmente, secondo diciamo, questo tipo di lettura ideologica della situazione italiana, destinabili all'università, soltanto su dei cluster collocati anche geograficamente in modo tale da essere funzionali al, diciamo, a una certa idea dello sviluppo economico del paese, e per tutto il resto scuole secondarie di una certa, diciamo, di una certa ambizione. Ora, io credo che l'analisi che c'è in questo libro ci dà molte ragioni per ritenere che questo tipo di lettura fosse una lettura falsata e ideologica della nostra situazione, e che sia un sistema, diciamo, questo libro ci fornisca tutta una serie di spunti e di proposte di policy che voi trovate appunto nelle conclusioni del saggio di Gianfranco Visti, sulle quali vale la pena di discutere e sulle quali forse anche un po' di riflessione da parte, diciamo, degli accademici in generale credo che sarebbe opportuna e utile. Io però credo che mi rimangano forse anche meno di 5 minuti, nei 5 minuti che mi rimangono non posso fare a meno, visto che c'è qui il Presidente dell'ANVUR, di fare un'ultima piccola capitolo della polemica sulla valutazione. Allora, io qui vorrei cercare di dire delle cose. Io condivido le cose che sono dette sulla valutazione in questo libro. Io credo che, tra l'altro, se uno va a guardare la dinamica storica di come emergono i sistemi di valutazione nel mondo occidentale, a partire dal sistema di valutazione britannico, non si può fare a meno di notare alcune cose. Questa è una cosa che fu detta per la prima volta da Lord Dartmouth. Lord Dartmouth una volta ha detto, è curioso, insomma, nel Regno Unito hanno fatto tutta una serie di misure per raddrizzare l'università, fatto salvo che c'avevano delle ottime università, quindi c'è qualcosa che non funziona, nel senso che in Italia ci hanno sempre raccontato che queste cose erano necessarie perché le nostre università facevano schifo. Ora anche il Presidente Fattori ci ha confermato che non facevano così schifo come ce l'è stato detto in primo momento. Però la cosa interessante è che in Inghilterra non facevano schifo, e ciò nonostante si è sentito il bisogno di creare un sistema di valutazione nazionale. Perché? Perché se tu fai una scelta, che ripeto è in parte una scelta di politica economica, che ha in parte delle motivazioni ideologiche, di riduzione della quota da destinare al sistema universitario nazionale, tu hai bisogno di indicatori, indicatori che in parte servono per giustificare le scelte che tu fai, in parte ovviamente sono anche parte di un'operazione di comunicazione, perché tu non puoi necessariamente dire quali sono le ragioni di fondo per cui fai certe scelte, e quindi avere degli indicatori neutrali ti serve da questo punto di vista per coprirti sul piano della comunicazione pubblica. E questo è quello che è accaduto nel Regno Unito. Una delle cose che a me hanno fatto infuriare quando si è cominciato, diciamo, a parlare di queste cose in Italia, e che noi abbiamo ripercorso grosso modo la stessa strada che era stata percorsa nel Regno Unito, rifacendo alcuni degli errori che avevano già fatto loro quando potevamo trarre beneficio dai loro errori, e in parte aggiungendone di nostri. Io ora non voglio riaprire appunto il capitolo delle discussioni su queste cose. Mi limito semplicemente a ricordare due cose. Una, il rapporto complesso che c'è tra bibliometria e peer review. Ora, questo è un capitolo aperto recentissimamente su Scientometric, che è stato pubblicato un lavoro
scritto da Alberto Baccini e da Giuseppe De Nicolao, che proprio analizzando il caso della guerra italiana fa notare come c'è, diciamo, un'evidenza molto forte del fatto che i risultati non siano affatto dei risultati convergenti, e questo ovviamente è un problema molto grosso da affrontare, io credo sarà affrontato, quindi è un elemento di discussione, però sapere che noi ragioniamo sulla base di dati che sono inerentemente discutibili e costruiti con una metodologia che è inerentemente discutibile è secondo me un elemento di valutazione molto importante. L'altro aspetto riguarda la peer review. Io non posso entrare nei dettagli, però sempre nel Regno Unito c'è un dibattito vivacissimo. Io per esempio sono rimasto molto colpito dal fatto che in Italia non si sia mai sentito il bisogno di coinvolgere nella costruzione del sistema di valutazione nazionale persone che fossero degli esperti qualificati, che pure ne avevamo molti. Se non si volevano prendere gli italiani, si potevano prendere degli italiani che lavorassero all'estero. Noi avevamo fino a qualche anno fa il Richards Professor di History of Science dell'Università di Cambridge, italiano, e provare a interpellarli su queste cose, perché ovviamente ci sono delle competenze che hanno una certa importanza. Ora, una delle cose su cui è messa sotto accusa la peer review, come viene attuata negli esercizi di valutazione da qualche anno, è che la peer review va soggetta, qui semplifico brutalmente perché non ho il tempo, a quello che Donald Gillis, che è un filosofo della scienza molto noto, chiama il paradosso del diamante rosa. Cioè lui dice: i sistemi di valutazione sono costruiti in modo tale da discriminare molto bene i diamanti normali e i diamanti che hanno delle imperfezioni, che hanno, diciamo, degli elementi di opacità, salvo per un problema, che ogni tanto ci sono dei diamanti che sono rosa e che hanno un enorme valore e che però il sistema scambia per dei diamanti opachi e quindi li scarta. Cioè, questo tipo di situazione è una situazione che nel lungo periodo può avere degli effetti molto negativi per la ricerca scientifica, e il presidente Fattori, che è un fisico, credo che non possa che confermare questa cosa. Cioè, questi sono sistemi che in realtà alimentano, diciamo così, un certo tipo di conformismo scientifico e tendono a scoraggiare ricerche pathbreaking, soprattutto in certi settori. Ora, un sistema di ricerca pubblica che non sembra non porsi neanche il problema, e qui la colpa non è dell'ambito, perché queste cose dipendono appunto dalla direzione politica, ancora una volta si ha l'impressione che ci sia dietro una scelta politica non dichiarata, cioè quella che la ricerca pathbreaking è una cosa che noi non ci possiamo permettere e che è meglio che in Italia si faccia altro, e quindi tanto vale lasciar perdere completamente queste cose e occuparci di cose che sono per il nostro livello. Su tutto questo, ripeto, non è l'emerso di una vecchia polemica, sono tutte cose su cui secondo me la discussione è ancora aperta, su cui secondo me questo libro ci dà degli elementi di valutazione imprescindibili, cioè da oggi in poi io credo che si parte da qui per discutere del sistema universitario italiano, e sul quale soprattutto sarebbe utile e importante uno sforzo serio di comparazione che noi non abbiamo neanche cominciato a fare, perché in tutti questi anni diciamo, il dibattito pubblico in Italia ha oscillato tra posizioni, diciamo, tra difese corporative da un lato, che ci sono state e sono ovviamente gravi da stigmatizzare, e invece attacchi assolutamente irrealistici perché non basati su un'analisi reale dei dati. Appunto, quando si sente più volte dire che le università in Italia sono gratis, è una cosa. E tutto questo come se noi stessimo affrontando un problema diciamo specifico dell'Italia che non è inserito in dinamiche globali. Vi faccio solo un esempio e chiudo su questa cosa molto rapidamente. Una delle cose che la letteratura di lingua inglese mette in risalto, che è una dinamica di tutti i sistemi universitari occidentali. I sistemi universitari si evolvono nel Novecento sulla base di una spinta verso due esigenze, che sono due esigenze che possono diventare incompatibili. Una è l'esigenza della constituency, cioè tutti i sistemi universitari pubblici si sono sviluppati rispondendo a delle constituency che talvolta sono constituency regionali, cioè
tu devi fornire delle cose a un tuo bacino di utenze. Però dall'altro lato tutti questi sistemi erano sistemi nazionali e sono stati strutturati dai governi nazionali fino a un certo punto, cioè grosso modo appunto, fino agli anni Ottanta, come dei sistemi che invece dovevano produrre delle università di livello nazionale, non delle università locali. Questa, diciamo, questo tipo di tensione è una tensione che non è mai stata sciolta e che rimane tutt'oggi una delle tensioni di fondo di tutti i sistemi universitari europei. Un altro aspetto molto importante è legato al rapporto, anche questo da sciogliere, tra le diverse cose che le università ormai fanno. Collini su questo è molto chiaro. All'inizio del libro lui spiega, appunto, attraverso una ricostruzione storica, lui dice: noi oggi chiamiamo università delle istituzioni che hanno raccolto funzioni di tipo diverso nel corso degli ultimi 50 anni e le hanno tenute insieme in un equilibrio sempre più precario. Quando il contesto politico è cambiato, cioè è cambiato la disponibilità a finanziare in maniera molto larga queste istituzioni, il sistema è andato in crisi nel Regno Unito, è andato in crisi in Italia, e quindi qui di nuovo ci sono delle dinamiche generali sulle quali noi non abbiamo neanche cominciato a ragionare e a discutere, perché siamo stati tutti quanti presi, diciamo, da polemiche un po', alcune delle quali per carità importanti, è giusto che ci siano state, però in alcuni casi delle polemiche di retroguardia, quando in realtà il problema era un problema globale che richiedeva una mente politica, e chiudo su questa cosa, che noi negli ultimi anni non abbiamo avuto, perché effettivamente il gioco in qualche modo è passato attraverso scelte politiche stealth di cui nessuno si è mai intestato la responsabilità, per cui poi c'è questo curioso fenomeno che richiamava Gianfranco Viesti, per cui dai governi Berlusconi al governo Renzi c'è una sostanziale continuità di approccio che dipende dal fatto che il modello che è stato adottato come modello di riferimento è lo stesso. Questo modello genera le scelte politiche, ma nessuno si è preso la responsabilità di queste scelte politiche, e questa io trovo sia una cosa di una estrema gravità di cui si dovrebbe discutere, secondo me, molto più di quello che non si fa allo stato attuale. Grazie. Vediamo, posso avere solo un minuto d'orologio per tre telegrammi di replica, tre commenti. Il primo è che il professor Ricciardi non riceve royalties per le vendite del libro. È tanto vero che è il curatore, ma non è royalties del libro. Diciamo per la fondazione e dopo la che l'ha proposto, primo commento. Secondo, molto interessante, le tante cose dette, Fantoni, la caduta degli immatricolati al nord è dovuta anche agli immigrati che si immatricolano meno. Ottimo come analisi, no, noi non avevamo questi dati, ottimo che l'Abu ci fornisca questi dati, ma dal mio punto di vista non toglie nulla al problema politico, perché sono italiani anche loro. E dunque, diciamo, ci sono una serie di spiegazioni. E la terza, ci manca la terza. L'Abruzzo è il centro, può essere un centro molto importante della discussione, perché voi sapete che il presidente della giunta regionale abruzzese fa parte della cabina di regia del Fondo Sviluppo e Coesione, che si è riunita per la prima volta qualche giorno fa e che stabilisce i terreni di intervento del Fondo Sviluppo e Coesione, e dunque ha un ruolo molto importante nel capire se tutti questi temi hanno a che fare o meno con questo fondo, perché le università sono relativamente poco ammissibili ai fondi strutturali, lasciami parlare di cose di cui capisco un po', e invece col Fondo Sviluppo e Coesione uno può fare quello che vuole, quindi ha un ruolo su questo tema in questo momento politico assolutamente fondamentale. Grazie a tutti, mi sembra un dibattito ricchissimo. Il programma annunciava le 17.30 come ora di conclusione, però uno dei vincoli che avevano portato a questa scelta è caduto, e quindi abbiamo più tempo per discutere insieme se c'è, come spero, la voglia di farlo. Io mi sono procurato due microfoni senza fili per chi non vuole venire al tavolo, non sono
certissimo che funzionino, però ci possiamo provare. Ci diamo le 6 come... Ci diamo le 6 come orario massimo. Ovviamente la richiesta è di presentarsi prima di... Buonasera a tutti, mi chiamo Dani Carlo, sono senza ricerca qui all'Università dell'Aquila e non so quanti di voi conoscono la maglietta che sto portando addosso, insomma. E, insomma, è un po', diciamo, da un paio di mesi che va, che prende piede, diciamo, una contestazione da parte di noi precari della ricerca, da quando ci è stata negata fondamentalmente la discorso, come diciamo, accennando alla diversa, diciamo, sindacale della CGL. Io, diciamo, c'è stata, diciamo, ho preso la parola perché volevo, appunto, non si è parlato della cosa e volevo appunto annunciarla io. C'è stata un'assemblea il 18 marzo a Milano con noi, diciamo, di noi che abbiamo preso insieme alla CGL, anche all'INC, diciamo, quindi al coordinamento al movimento studentesco e all'ADI, per, diciamo, un'assemblea pubblica da Uniti per la Ricerca, in cui si è fatto il punto della situazione sulla mobilitazione, ok? Il punto abbiamo mostrato, diciamo, c'è stato tutto un dibattito all'interno dell'assemblea, per chi fosse interessato può andare sul sito di cercatorinostrutturati.it e c'è tutto, diciamo, un sommario di quello che è avvenuto, ed è un'uscita una cosa. Fondamentalmente quello che potremmo fare, dato che il governo, non solo questo ma anche quelli precedenti, non hanno fatto altro che calpestare la Carta Europea dei Ricercatori, potremmo in qualche modo costruirla noi una carta che sia appunto della ricerca e dell'università pubblica. Si parla di partecipazione all'università, questo penso sia un modo, diciamo, per cominciare magari scrivendo un manifesto che possa essere una carta di diritti, non soltanto di noi ricercatori precari, ma, diciamo, l'idea è di mettere insieme anche il movimento studentesco. Appunto, per far questo si è deciso nella settimana dal 18 al 22 aprile di installare dei laboratori all'interno di un'università. Io, essendo un'università, diciamo, a sinistra dell'Università dell'Aquila, ovviamente mi sono accollato, diciamo, quest'onere per quanto riguarda l'università. La loro ingegneria, insomma, è abbastanza dislocata dal resto della città, insomma, spero che possano nascere all'interno di ogni facoltà altri laboratori, insomma. Io, ripeto, se qualcuno è interessato può andare a trovare maggiori dettagli sul sito cercatorinostrutturati.it o può contattarmi direttamente, insomma, per quello che potrò fare, essendo io al Amatoio, la mia email è andrea.dicarlo79@gmail.com. Ok, ringrazio tutti per, diciamo, per l'opportunità. Dicevo il microfono a chi. Ma io mi presento, anche se credo che qualcuno mi conosce, sono Piero Marcati, sono collega dell'Università dell'Aquila. E devo dire che il libro di Viesti mi ha suscitato immediatamente nella sua presentazione una reazione. Ma diavolo, io sta roba la sapevo. Voce. Scusate, voce. Ve lo devo mangiare? No. Per guidare. Va bene. Allora, dicevo che questo libro, la reazione istintiva che mi ha generato è: ma insomma, queste cose le sappiamo benissimo. Allora, però in realtà io credo che uno studio quantitativo che ci dica anche cose che nella nostra epidermide noi conoscevamo, insomma, non credo che nessuno sia rimasto sorpreso nel sentire le conclusioni del libro, però sono, diciamo, un lavoro di carattere scientifico che in qualche modo documenti cose che tutti nella nostra sensazione avevamo, sia un punto fermo da cui partire. Però ci sono, devo dire che a monte di quello, e in questo senso loro registrano in qualche modo uno stato di fatto, diciamo, guardo il professor Fantoni con cui, diciamo, ci siamo visti in varie occasioni, e il punto mi sembra fondamentale che esce fuori è questa assenza di politica esplicita. Questa assenza di politica esplicita che poi spiega anche, io credo, i problemi di un'agenzia di valutazione. In un paese normale, l'agenzia di valutazione è uno strumento dato alla politica, dice, ecco, io sono un'agenzia, ti fornisco dei dati, tu mi dici che cosa vuoi dalla valutazione, me lo dici prima. Cioè, se io sono una classe politica responsabile, io decido prima cosa tu mandare a chi valuta. Allora, chi valuta ha un mandato esplicito e deve fornire dati al decisore politico. L'Ambor, in certe situazioni, al di là della volontà
delle persone che ci lavoravano, è diventato il suo stesso quasi un decisore politico in quanto riempiva dei voti. Poi voglio dire, io riconosco al professor Fantoni un enorme equilibrio, però devo anche commentare che non sempre tutto, anche come Roaz diciamo a molte teste, anche Lambo certe volte a molte teste. Io ricordo anche commenti che parlavano di chiusure di università e francamente devo dire che erano un po' impropri nelle fatti da chi è chiamato a fare il valutatore e non il decisore politico. Io alle elezioni politiche voto i membri del Parlamento e sono loro che devono decidere che hanno mandato se un'università va chiusa o no. Quindi, diciamo, a parte questo commento che mi sentivo di voler fare, cioè che il voto della politica ha generato anche, se vogliamo, una situazione in cui c'era un'agenzia di valutazione che non aveva, che in molte situazioni aveva un mandato vago o non aveva un mandato. Ma perché c'è il voto della politica? Io non lo so, io ho provato a darmi delle risposte un pochino ingenue. Intanto l'osservazione, alcune delle cose che succedono in Italia sono successe in forme diverse in tutti i paesi europei. Anche la Germania, che noi portiamo come un modello di sistema universitario, ha una serie di università dove per esempio il rettore non viene più eletto, ma viene nominato dalla politica dei Länder. Dove i direttori di dipartimento non vengono più eletti ma vengono nominati dal rettore che a sua volta è stato nominato, dove il consiglio di amministrazione è nominato. Io per esempio ho rapporto con l'università di Amburgo è organizzata come tante università esattamente in questo modo. Anche in Germania sono state create delle fortissime differenziazioni tra università. Ci sono università che vanno dentro programmi di eccellenza e hanno finanziamenti enormi, ci sono università che sono chiaramente in una situazione migliore di quella italiana perché l'investimento globale tedesco è molto alto, ma che comunque sono in una situazione molto diversa da quella delle università di punta. Quindi diciamo questa cosa è in qualche modo una politica non detta che viaggia dentro tutta Europa, non solo in Italia. La situazione inglese anche è stata ricordata. Allora, in certi paesi, devo dire, come l'Inghilterra, magari poi le scelte vengono fatte in modo più esplicito, in altri paesi no. Allora, la domanda è questa. Noi abbiamo sottolineato, per esempio, un declino particolarmente accentuato sulle università meridionali, adesso faccio il provocatore. Immaginiamo che viene un politico e dice, ma io le università meridionali le voglio mazzolare, proprio voglio ridurle, diciamo, a uno stato di super istituti tecnici, perché voglio che il meridione sia, non so, il bacino che fornisce manodopera a basso costo da qualche altra parte. Potrebbe essere questa un'interpretazione. Adesso è una provocazione allo stato puro, non ho elementi, ne ho fatto studi scientifici, quindi non mi linciate per averla fatta. Però voglio dire, ci possono stare motivazioni di natura economica. Però una cosa io credo è evidente. In Italia l'università è stato un fattore enorme di mobilità sociale, lo è stato diciamo in tutti i paesi europei, ma in Italia è stato un fattore enorme, cioè quello che ha creato la storia dell'università italiana negli ultimi 50 anni, la storia dell'università di massa, è l'elemento di mobilità sociale che è stato legato all'università di massa. Allora, davanti a una non scelta della politica, stati ricordati adesso i governi degli ultimi 20 anni, penso, compreso io ci metterei anche il governo Prodi, anche perché io fui chiamato per un breve periodo a collaborare con il Ministero dell'Università in quel periodo e non ricordo diciamo nessun segno fortemente distintivo rispetto a tutto quello che c'era prima e c'era dopo. Allora io mi domando se in realtà le scelte non vengano proprio più fatte dalla politica. La politica sia semplicemente una rappresentazione di scelte fatte in altre situazioni. Non so, io posso raccontare un episodio a cui ho partecipato perché in quel momento avevo un incarico di carattere nazionale a un istituto di ricerca, a uno degli enti pubblici di ricerca, e fui invitato a partecipare nel 2006 a un convegno organizzato da Confindustria all'EU, presieduto dall'allora presidente Montezemolo, a cui partecipava il ministro Mussi, che era ministro dell'università, partecipava Bersani, che era ministro dell'industria, e diciamo c'era un po' tutto il gioco governativo. Allora,
revisione delle scelte. Devo dire che poi stranamente fu quel convegno, fu preceduto da un convegno in tema dell'Aspen Institute, però con il metodo Aspen si tiene a porte chiuse. E il convegno di Confindustria, diciamo, fu un monologo del famoso pensiero unico, cioè quello che venne rappresentato era l'idea che l'università dovesse andare nelle direzioni che sono state indicate, cioè che il paese non si può permettere più scelte di università generaliste, che non si può permettere, che è troppo costoso andare a investire sul sistema universitario. E diciamo, non continuo perché sarebbe lunghissimo. Allora, la domanda che io mi pongo è questa. Forse, e la commissione, non so se questa commissione parlamentare avrà mai vita, ho i miei dubbi, devo dire, conoscendo un po' il sistema della nostra, della sensibilità della nostra politica. Però la domanda che mi faccio, non sarebbe forse il caso di chiedere che emergano almeno alla luce del sole chi sono i veri decisori? Dov'è che si decide e si discutono queste cose? Incluso forse diciamo, certi elementi e certe situazioni e certi centri di elaborazione del pensiero anche dentro l'Unione Europea, in cui continuano a comparire scelte fatte da signori che noi non abbiamo neanche letto. Io mi trovo spesso a lavorare all'Unione Europea, mi trovo spesso in situazioni in cui da dove arrivano certe scelte, da dove vanno, in che direzione vanno, nessuno me lo spiega. Io mi trovo con bellissimi draft scritti in un ottimo inglese, scritti benissimo, io li leggo e poi a me è dato solo applicarli. Quindi io tutto sommato credo che il punto cruciale non è tanto se... Io sono stato qualche volta, ho scritto io qualcosina su Roaz e certamente sul piano tecnico mi sono convinto che l'Ambo abbia operato, diciamo, con molte critiche sugli aspetti tecnici, anche se credo una valutazione in qualche modo ci dica qualcosa, però credo che l'elemento fondamentale è chi sta decidendo sull'università, in generale chi sta decidendo su tutto il sistema della ricerca. Io onestamente questa è una domanda a cui non sono in grado di rispondere. Buonasera, sono Cesare Padovani, ricercatore in fisica all'Università dell'Aquila, incardinato al Dipartimento di Scienze Umane. Mi fa molto piacere, mi hanno fatto molto piacere queste conclusioni del professor Diesti, che condivido totalmente. Mi ha fatto molto piacere l'intervento del professor Marcati. In effetti il problema è esclusivamente politico. La politica in realtà non esiste più e ce lo mostra questa trasversalità di scelte, per cui non c'è differenza fra destra, sinistra, eccetera, rispetto a delle scelte fondamentali. Non sappiamo mai in realtà dove vengono prese le decisioni per sopravvivere, ma basti pensare a un fatto, che il debito pubblico è un inganno. Gli stati sono stati privati del loro diritto di creare la moneta, il denaro viene creato da un privato, che è il sistema bancario, da nulla a costo zero e prestato a interesse a tutti, stati e privati. I prestiti degli stati creano il debito pubblico. In realtà il grosso problema sono i prestiti ai privati. Tutto il denaro in circolazione è in prestito. Questo che significa? Che il debito che si genera supera il prestito stesso, cioè supera il denaro in circolazione. Allora questo debito ha due caratteristiche. Uno, è un debito di carta, cioè di nulla. Due, è inestinguibile fisicamente perché supera il denaro esistente. In realtà c'è anche una terza caratteristica, che se noi lo eliminassimo moriremmo, perché non avremmo i pezzi di carta,
da utilizzare per i nostri scambi economici. Siamo in una dittatura finanziaria come minimo, poi la situazione del potere è molto variegata, ma diciamo come minimo siamo in una dittatura finanziaria, e da qui nascono queste scelte che sono irrazionali dal nostro punto di vista, ma è chiaro che dal loro punto di vista no, perché loro hanno un obiettivo ben preciso, come minimo quello, diciamo, di impoverire la gente, di mettere paura alla gente. Le tasse sono giustificate con il debito pubblico, ma il debito pubblico è un inganno, e quindi le tasse sono lo strumento per impoverire la gente. Credo di aver detto abbastanza e vi ringrazio per questa opportunità. Sono Stefano Rozzoni, docente dell'Università dell'Aquila. Una domanda molto breve, per carità, sono d'accordo sull'analisi, sulla disattenzione della politica rispetto all'università, ma non è che anche l'università abbia delle colpe, mi chiedo, no? La domanda che faccio, cioè, che non sono tanto quelle legate alla, all'incapacità di fare ricerca, per cui inventiamo l'Anvore e ben venga l'Anvore e qualsiasi possibilità che abbiamo di valutarci all'interno, o perché facciamo una formazione di bassa qualità, o perché non, vabbè, tutte cose che, ma per l'incapacità che abbiamo avuto e che continuiamo ad avere a rapportarci con gli altri, con il sistema autonomo fondamentalmente. C'è una conflittualità all'interno dell'università che credo nessun'altra categoria, nessun altro sistema viva all'interno del nostro paese, non solo negli altri mondi. Faccio un esempio e quindi chiudo, un esempio molto banale, no? Abbiamo visto anche in questi giorni, ogni volta che si tocca un magistrato o comunque la magistratura, come reagisca l'Associazione Nazionale dei Magistrati come un corpo unico, no? Ma non per fare l'ennesima lobby, non so se poi è giusto o non è giusto, non entro nel merito, ma comunque c'è una capacità di rappresentarsi politicamente come istituzione autonoma. Questo è quello che secondo me manca. All'interno del nostro mondo i ricercatori parlano per i ricercatori, gli ordinari sono contro i ricercatori, gli associati sono contro i ricercatori e gli ordinari, gli studenti poverini, che secondo me è la parte migliore del sistema, non si rappresentano se non in modo efficace, come ho sentito dire oggi. Insomma, c'è una così alta conflittualità e frammentarietà per cui sarà sempre facile governare il sistema da di fuori. Io sono Martina Soloni, presidente del Consiglio Studentesco all'Università degli Studi dell'Aquila. Prima si è parlato ovviamente del grande calo di matriculati e dell'alto tasso di abbandoni che c'è, che si vive in tutti gli atenei italiani. Quindi io mi chiedo sostanzialmente come si possa parlare di qualità degli atenei e di atenei di qualità senza che ci siano gli studenti all'interno degli atenei, senza che ci sia la linfa vitale dell'ateneo. Io credo che non si possa pensare né dire di volere un'università di massa se poi si prevedono, si vogliono dei numeri programmati all'interno delle università, perché comunque in questo modo si rendono gli atenei più piccoli, meno accessibili a tutti quanti gli studenti che in realtà vorrebbero ma magari non hanno la possibilità di accedervi. Io credo che bisogna invertire questa rotta, questo senso di marcia. Credo che gli atenei in primis, così come il Ministero, si debbano impegnare in questa lotta per evitare che l'università effettivamente arrivi al declino che sta già vivendo, ma che si arrivi a generare una rinascita del sistema universitario nazionale. Antonella Sanci, docente di SU. Io vorrei porre una questione che viene poco affrontata nell'università, che è la didattica. I destinatari della formazione sono gli interlocutori principali, quando parliamo di qualità e parliamo principalmente della loro formazione. Nell'università ritengo che questo elemento sia il dato sul quale noi non ci interroghiamo mai. Ci basta il questionario sulla qualità della didattica, ma non basta, perché non conosciamo le reali categorie dei destinatari a cui noi ci rivolgiamo.
vuol dire che le nostre università si popolano di adulti ma noi non li teniamo in considerazione, di gente che non viene all'università ma non pensiamo per loro a erogare una formazione differente. Ci arrabbiamo con le università telematiche perché loro rispondono adeguatamente ad altre tipologie di soggetti che fanno ingresso. Allora io chiedo, come per la ricerca, la didattica è il motore principale dell'università, quello che produce il cambiamento, quello che farà i nuovi ricercatori, quello che ci permetterà di parlare di valutazione in maniera maggiormente etica. Volevo fare una provocazione, un po' perché mi occupo di valutazione. Nella valutazione non è bello brutta, ma ci si sporca le mani. Noi l'abbiamo osservato in un convegno che si è tenuto a Roma 3 sulla formazione degli insegnanti. A chi mi ha chiesto perché la nostra lettrice aveva scelto formazione primaria per farla valutare, io non ho fornito loro una risposta, però ho detto una cosa: se come docente di pedagogia sperimentale mi occupo dalla mattina alla sera di valutazione, forse dovrò essere in grado, in un contesto pur sbagliato, pur con dei criteri approssimativi come noi discutiamo ogni giorno, essere in grado di dimostrare che la valutazione serve. Vi ringrazio. Buonasera, sono Eduardo D'Arezzo, sono uno dei direttori di uno dei 7 dipartimenti di questo Ateneo, dipartimento biomedico, pertanto qui vorrei dire una cosa a questo proposito. Voglio molto apprezzare questa presentazione del libro, molto incuriosita, l'ho subito comprato perché ritengo che possa costituire il materiale fondamentale per noi professori. Condivido, come dice l'amico Piero, molti dei punti di vista che ci ha brevemente esposto l'autore. Così come ho accolto con un sollievo, diciamo, un messaggio positivo del professor Fantozzi che dice che osserva Fantozzi, pardon. No, è un lascio, so benissimo. Freudiano. Mi perdono. Una classe in meno nella parte. Che ha percepito già da subito degli accenni di miglioramento. Io sono un po' stupito. Apprezzo questo suo messaggio, però ho dei messaggi un po' particolari su quali ora torno. La cosa che mi atterrisce è la mera l'enfasi che si dà alla bibliometria, come ha detto pure il collega, no? Questa esasperazione della valutazione bibliometrica. Ho avuto l'opportunità di lavorare in vari posti, diversi dall'Italia, soprattutto negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti non ho mai percepito questa importanza della bibliometria. Io ho sempre sentito parlare di cittadinanza scientifica, che è un insieme di cose che include i parametri bibliometrici, ma che comprende, no, il rapporto con cui i risultati vengono ottenuti, la posizione che lo scienziato va ad occupare in un contesto di ricerca, è qualcosa di molto più complesso e molto più completo di numeri, no, che molto spesso poi possono derivare in maniera così un po' estemporanea. La cosa che volevo dire, il presagio nefasto che a mio avviso stabilisce una linea di continuità che lega i vari governi, nasce in tempi remoti, una decina di anni fa, con l'Istituto di Tecnologia di Genova, fatto in un certo modo, no? Un ente privato, abbondantemente finanziato dagli allora ministri Moratti e voluto da Tremonti, e che oggi ci si ripropone in qualche modo, in maniera altrettanto estemporanea, con denaro pubblico abbondante, ancorché non adeguato allo scopo che si prefigge, perché io il tempo ci vorrebbero 10 volte più di 1,5 miliardi per realizzare questo tipo di iniziativa, ma che comunque è dato in gestione di nuovo all'Istituto di Tecnologia, senza un'agenzia che effettivamente vada a operare un processo valutativo come questo. No, non ci dà sempre questo. No. però ci vorrebbe. Ora lì si sono fatti, almeno così si dice, si sono fatti i generali, saranno reclutati 1000 ricercatori, che non sono pochi, sono coinvolte le 3 università milanesi. Il motivo è recuperare gli spazi dell'Expo, però diamine, forse ci vorrebbe, diciamo, un'apertura anche al dibattito pubblico di qualità per decidere poi come realmente investire questi soldi. Capisco il tecnoforo di Humanitas, perché lì ecco
concentrazioni importanti di atenei che esprimono l'eccellenza, però facciamola valutare oggettivamente questa eccellenza, non diamola per scontata. Io apprezzo molto la presa di posizione della senatrice Cattaneo, ha demarcato diciamo, un pochino la sfera di competenze che sta rivendicando in maniera giusta dall'alto della sua posizione non politica ma accademica degli spazi che le competono. Ecco, volevo un flash, una posizione diciamo, del tavolo su questo aspetto. Se vogliamo chiudere per le 18 credo sì, che ci sia spazio per un altro intervento che c'era già lì. Buon pomeriggio a tutti, Marcello Reccio, docente dell'Università dell'Aquila. La mia domanda è rivolta al professore Biesta. Allora, intanto ringrazio tutti gli oratori perché siete stati molto decisivi, ci avete dato tante informazioni. La mia domanda è per il professore Biesti. Professore, se lei domani si svegliasse e si svegliasse ministro dell'università e della ricerca, non so se per lei, visto quello che ci ha illustrato nel libro, sarebbe un incubo oppure un sogno, ma mettiamo che si sveglia ministro, cose che dal punto di vista della direzione politica e poi della legislativa penserebbe di fare nei prossimi 5 anni. C'è forse spazio per un'ultimissima domanda? Due? Ce la facciamo? No, brevissimo. No, prendo la parola solamente per fare una domanda che potrà sembrare anche un po' naif ed è molto breve il mio intervento, mi raccordo anche per queste voci dei vari colleghi che hanno preso la parola, particolarmente mi collego con il professor Baccardi. Non voglio perdere l'occasione di aggiungere un'altra domanda a quello che ha chiesto il professor Baccardi, dov'è che vengono queste certe decisioni? Ho davanti un panel del presidente dell'agenzia normativa, ho la nostra lettrice che è componente della CRUI, ho un membro del ROAR, ho uno studente, ho l'autore di un libro che sicuramente entrerà nelle nostre biblioteche senza fare pubblicità di nessun genere, non si fa la lista. La domanda è se non sappiamo, ci chiediamo da dove viene questa politica che in qualche modo tutti subiamo e che tutti subiamo con frustrazioni, perché ognuno nella propria realtà può subire con frustrazioni. Queste cose che sono state dette, io ribalto e aggiungo, ma che cosa fanno gli organismi, i nostri organismi rappresentativi, dal Ministero all'AMUR, alla CRUI, a tutti gli organismi, per far sentire che il mondo universitario sta subendo una serie di cose non scelte? O ci sono in qualche modo nell'ambito di queste trasversalità anche qualcosa che possiamo definire complicità, scusatemi la violenza, mi presento perché non l'ho detto inizialmente, Maria Becco, sono docente di area biomedica, presidente di cardiologia, rappresentante anche nazionale della conferenza dei cardiologi. L'ultimo intervento era di qua. Poi ci sono le risposte. Sì, è appunto. Molto breve, Silvio Rea, chirurgo del TISCAB, Dipartimento del Professore. Molto brevemente, ricollegandomi anche un pochino a quello che diceva il professor Negozzoni e anche a quello che diceva il professor Alesse, io volevo far notare soltanto una cosa. A più riprese avete ricordato che questo trend del, diciamo così, del depauramento dell'università dura già da molti anni, non importa con quale governo questo avvenga. Allora, io la domanda che mi faccio, quale può essere la nostra responsabilità, che non è soltanto su quella che è la conflittualità esterna, che è la conflittualità fra noi, che all'esterno sull'opinione pubblica arriva poco, quello che arriva sull'opinione pubblica è quello che ci rende, dopo la classe politica, la classe forse più chiacchierata, sono tutti quegli scandali, quelle cose che vanno a finire sui giornali in prima pagina. Purtroppo questi rischiano di offuscare tutto quanto di bene magari viene fatto. Tutto
quanto questo ci rende fragili, per cui chiunque sia il politico che si trova da alcuni anni a tagliare, da dove comincia per prima? Comincia per prima dalle istituzioni fragili, come possa essere quella dell'università. Quindi non bisogna purtroppo sorprenderci. L'ultima cosa che volevo dire è per quanto riguarda quello che voi avete sempre a più riprese detto dell'Inghilterra, cioè questo paragone con l'Inghilterra. Bene, io questo paragone con l'Inghilterra l'ho visto da più di 15 anni già con la sanità. Quello che succede nell'università è molto più recente, è successo già da molti, molti anni nel campo della sanità. Voi, nessuno di voi forse conosce un po' nei dettagli quello che sta succedendo sia nel Regno Unito che sia da noi. Noi andiamo, dopo diversi anni, facciamo esattamente le stesse politiche di contenimento che stanno facendo loro. Allora, l'obiettivo è di finire per le 18, quindi io chiederei agli ospiti che hanno discusso il libro se vogliono intervenire tenendo conto di questo vincolo di tempo, e poi lascerei la parola a Gianfranco. E io aggiungo una cosa, ma che è la mia domanda, è che questo libro e questa presentazione è percepita come un punto di partenza. Quindi questa è la mia domanda. Due cose rapidissime, una per quel che riguarda chi decide, e in realtà c'è una letteratura molto ampia su queste cose ormai a livello internazionale, e che in parte secondo me aiuta anche a decodificare quel discorso sull'ideologia che io ho fatto. Purtroppo non abbiamo il tempo, quella è sicuramente una cosa molto interessante, cioè negli anni si sono create anche delle importanti centrali di influenza dell'opinione pubblica, ma non sto parlando, cioè quando uno dice queste cose subito si pensa al conflitto del mondo, no, sono delle cose molto più banali, nel senso ci sono società di consulenza che propongono modelli, diciamo, di ottimizzazione della spesa che sono basati su alcune idee di management e così via, che poi sono diventate in molte case agende di governi. E c'è gente che queste cose le studia ormai da un po' di anni, per cui c'è un bel po' di bei libri scritti su queste cose molto, molto interessanti. Uno dei difetti della discussione italiana secondo me è anche quello di non aver preso cognizione di queste cose che ci avrebbero aiutato a decifrare un po' quello che accadeva nel nostro paese, insomma. L'altra cosa rapidissima che riguardava la sanità, è assolutamente vero, è lo stesso sistema, in Inghilterra parte in parallelo, nello stesso periodo, noi l'abbiamo visto in momenti sfasati, però dietro c'è la stessa. E tra l'altro c'è un pezzo di ideologia molto importante, non è un caso che l'espansione del sistema universitario, per esempio nel Regno Unito, io faccio sempre quell'esempio perché secondo me fa capire bene alcune cose, è del tutto parallela alla costruzione del sistema nazionale di welfare, e lo shrinking è parallelo nello stesso senso, quando cambia il mood, diciamo, politico. E lì tra l'altro noi vediamo in azione delle distorsioni potentissime dei sistemi di indicatori, per esempio c'è una casistica enorme, ho il problema di rendere efficiente il pronto soccorso, per non affollare il pronto soccorso si fanno sostare le ambulanze nel parcheggio e si fa c'è una letteratura, diciamo, nel Regno Unito ricchissima su queste cose, che non è aneddotica, sono una letteratura scientifica, e c'è un potentissimo dibattito nell'opinione pubblica in questo momento. In Italia non ne vedo traccia, insomma, di queste cose. No, io, a proposito di chi decide, due cose rapide. Io penso che c'è chi decide e come si decide, perché anche come si decide andrebbe, diciamo, io la dico così, la mia opinione è che oggi la politica in generale e sulle scelte dell'università in particolare è molto influenzata da
ridefiniamo lobby economiche, ridefiniamo lobby in senso generale, ridefiniamo correnti di pensiero uniche. La mia opinione è che interagiscono fortemente sulle decisioni, dice uno che sostanzialmente frequenta molto, diciamo, i palazzi del MIUR, sia pure dal punto di vista sindacale. Quello che manca, secondo me, come è stato detto, è un'idea di dove andare. Cioè, in qualche maniera, uno può discutere se è giusto andare a destra o andare a sinistra, per banalizzare, però hai una direttrice di dove vuoi andare. La mia opinione è che non c'è un disegno, come si può dire, strategico, come si dice in gergo, no? In cui tu dici c'è un disegno strategico, all'interno di quel disegno strategico fai le scelte. La mia opinione è esattamente ribaltata da oggi. Fai tante scelte che hanno sostanzialmente non sono mai neutre, e secondo me però sono fortemente egemonizzate, diciamo, da idee, interessi che in qualche maniera interagiscono anche sui sistemi universitari, come interagiscono anche in termini generali. Quindi io credo che il tema è come la politica si riappropri di una vera autonomia delle scelte generali del paese, soprattutto come ritornano a prevalere gli interessi generali sugli interessi particolari, perché questo è l'altro tema, guardate, di come gli interessi generali, l'università dell'interesse generale, riesca ad avere il sopravvento fino in fondo su interessi particolari che attraversano tanti. Basta guardare tutto come avvengono le discussioni in Parlamento su alcune leggi che alcune volte interessano anche l'università, penso alle leggi, le leggi finanziarie, per esempio. È un rincorrere di gruppi, gruppetti, interessi che cercano in qualche maniera di riuscire di volta in volta a determinare delle scelte specifiche sull'interesse generale. Ecco, io penso che anche questo è un punto determinante se si vuole cambiare veramente e innovare e rilanciare il sistema universitario. Io volevo aggiungere solo una cosa prima di lasciare l'inclusione alla professione, veramente un punto, per rispondere a due degli spunti dati. Innanzitutto, cosa fanno gli organi? Gli organi, quello che vorrebbero fare, ormai sono dovuti evolvere e non lo fanno più, devono discutere all'interno degli organi del Ministero, per un semplice motivo, perché non c'è volontà di ascolto, mettiamola così. Noi abbiamo prodotto una quantità negli ultimi anni di materiale tecnico e di contenuto che doveva essere rivolto al decisore politico, proprio a sostegno, un'operazione di un organo consultivo, cioè da un'informazione finché il decisore politico decida. Non siamo stati mai ascoltati, ma io non dico solo noi come Consiglio Nazionale degli Studenti, uno può capire che forse magari da parte del Ministro c'è una priorità, che non condivido ovviamente, di persone o di organi o di gruppi da ascoltare, ma si è svuotato il rispetto anche istituzionale degli organi di rappresentanza. E questo è un elemento che, se vogliamo, si è anche diffuso un po' in molti sistemi, se vogliamo, di democrazia. E questo è il primo elemento, perché se non si ha rispetto degli organi che si ha dentro il proprio sistema, difficilmente si possono attuare delle politiche. E questo è stato un grande problema nostro, come del CUN, come credo forse anche della CRU in alcuni casi, nel senso che come dire, i ministri vari si sono sempre comportati in maniera differente, secondo me non sempre con rispetto istituzionale. E questo ha portato tutti gli organi ad assumere una visione più pubblica, più aperta. Non è un caso che, per esempio, un rapporto del nostro Consiglio Nazionale sia citato dentro il libro del professor Biesti. Questo per dire che cosa? Che quegli elementi noi non li conoscevamo, non li comunicavamo al Ministero? Assolutamente sì, ma abbiamo dovuto prenderli, renderli sotto forma di un documento e pubblicarli e farli diventare dell'opinione pubblica, perché il problema è un problema di democrazia e di rispetto istituzionale. Il secondo aspetto, invece, il decisore politico. Chi è questo decisore politico? Come lo facciamo a trovare? Io non so dare una risposta, nel senso, senza entrare magari anche in ipotesi conflittiste, mi sembra più il caso di affrontare. Secondo me il punto deve essere questo, dal punto di vista politico. Chi vogliamo che sia? Vogliamo che sia il Ministero? Vogliamo che sia il Governo? Vogliamo che sia il partito di maggioranza? Se noi lo decidiamo, poi il sistema, nella completa autonomia e con la forza dell'intero sistema unito, va e impone una discussione. Perché c'è un elemento molto importante, che neanche più i partiti discutono di università. Cioè, il problema è che c'è una mancanza dei temi, una mancanza di conoscenza dei temi all'interno degli stessi partiti che dovrebbero fare un'elaborazione e poi riprodurre una discussione parlamentare, che produce un voto che è facile da formare per chi lo vuole.
per questo si riproducono quegli elementi sulle discussioni parlamentari che prima diceva Pantaleo, proprio perché c'è una difficoltà di conoscenza da parte di chi siede nei luoghi decisionali ed è facile inserirsi lì per chi vuole. E questo è molto importante perché, ad esempio, molte cose sull'università potrebbero essere affrontate e risolte passando solamente dalle commissioni parlamentari, dove, credetemi, le volte che si fanno audizione non sono tanti quelli che ascoltano. Quindi serve un'elaborazione fuori che sia da sostegno a chi rappresenta dentro e che poi dentro si abbia il rispetto degli organi istituzionali che rappresentano l'intera comunità. Io brevissimamente lascio subito la parola a Biesti. Guardate che, almeno vi dico quello che ho potuto percepire in questi anni, il non decidere è un modo per procedere. E questo è quello che io francamente mi è sembrato di essere fatto, di non decidere, di lasciare tutto che arrivi all'emergenza e poi l'emergenza decide. Ma anche il non decidere, guardate, è una forma di governance, e credo che sia quella che sia stata largamente. Grazie, innanzitutto grazie moltissimo per i commenti, gli apprezzamenti, prenderò soltanto telegraficamente qualche tema, lasciatemi un pezzo, sono molto contento che si sia detto, era quello che ci immaginavamo di vedere, però credetemi, i colleghi soprattutto che hanno lavorato, sono molte cose originali in questo libro, sono molte analisi, non è soltanto, diciamo, una raccolta, la SN, il capitolo sulla terza missione, c'è questa grande analisi dettagliata della mobilità, dell'offerta didattica, un'analisi della VQL che non è, diciamo, di tipo metodologico, ma è sugli indicatori che sono stati usati. Excellence Initiative, io non mi occupo di questi temi, l'ho guardata, non l'ho studiata. Che cosa mi pare di capire? Primo, che sia aggiuntiva, e cioè avere delle università portate su non è andato a danno delle altre. Secondo, che i criteri con cui vengono definiti sono stati lungamente discussi. E terzo, che c'è un forte equilibrio territoriale, nel senso che Berlino e Lipsia non mi pare siano tagliati fuori, cioè è un sistema paese all'interno del quale emergono una differenziazione. Noi nel libro scriviamo nulla contro la differenziazione, ma ragioniamo sui criteri e assicuriamo, diciamo, una forte presenza territoriale in un paese dispari come l'Italia, perché la scelta allocativa dei liti a Milano perché ci sono i suoli, ma sapete quanti suoli ci sono a Bari, a Napoli, in Sicilia? E cioè la ragionevolezza del far andare le istituzioni di ricerca di punta dove il territorio è già più forte deve essere equilibrata con la ragionevolezza di far andare le istituzioni di ricerca di punta dove il territorio è più debole. Diciamo, le politiche di decenni sono giocate su questo equilibrio. Questi sono i miei personali, io insegno economia applicata, economia regionale, quindi quello è quello di cui mi occupo, per cui non tutta la ricerca in Calabria, ma neanche tutta la ricerca in Lombardia, diciamo la Germania da capo, riesce a equilibrare di più questi temi. Non c'è dubbio che sono rimasto molto sorpreso come professore, poi coordinando il libro, della debolezza della risposta delle università, della grande fragilità, anche della fragilità dell'immagine di questo che è stato dato. E credo che la rappresentante del Consiglio degli Studenti aveva detto una cosa di estrema intelligenza, cioè attenti a parametrare le risorse e i numeri degli studenti attuali, perché il numero di studenti ha anche una funzione, questo parlo delle regole nazionali, ha anche una funzione obiettivo, cioè o si parte dalla circostanza che ci va bene questo numero di immatricolati, o altrimenti è uno dei tanti circoli viziosi. Da questo punto di vista non è né l'ora né la sede. Sono rimasto un po' preoccupato dalle cose che diceva Todini ieri sera, che diceva: ma tu che vuoi, al sud adesso il rapporto fondi per studenti è alto, ma per forza, perché gli studenti sono ridotti moltissimo. Allora mi va bene un uso da parte di Hamburg, diciamo, di indicatori che rapportino, ma questi indicatori vanno, per così dire, interpretati, perché è il taglio, anche il taglio dei finanziamenti, che fa ridurre il numero di studenti. Un'analisi, alcuni indicatori vanno bene per un'analisi in un sistema statico, in un sistema dinamico bisogna capire dove si va a finire. Tanti temi, mi sono reso conto che, diciamo, discutendo di queste cose si discute di tanti temi, che persone più competenti potranno discutere l'importanza della didattica. Noi ci limitiamo ad accennare quelli attenti al rapporto ricerca didattica, all'estero troviamo molte indicazioni.
la figura del ricercatore, pubblico da solo, pubblico insieme, pubblico con uno di un'altra università, la bibliometria e le aree di ricerca minori, l'importanza dell'inglese e il fatto che chiudiamo gli editori italiani. Diciamo, ci sono tanti temi che attengono al paese che sono, diciamo, interessanti. E io ho fatto per 10 mesi l'assessore regionale, ho fatto una cosa all'istruzione, e la nota all'istruzione scolastica, perché pensavo fosse la più importante. Quindi alla domanda che farebbe, diciamo, credo che quello che dovrebbe avere la priorità più di tutti siano le condizioni degli studenti. Ma è una risposta sciocca, perché io sono un po' all'antica e dunque non credo che un bravo ministro faccia una brava politica, ma le politiche settoriali fanno parte di una visione della società verso cui la politica ci vuole portare. È la mancanza di questa visione che fa deboli anche le politiche settoriali. Dunque, quello che non abbiamo, di cui noi non abbiamo bisogno, non è un bravo ministro che faccia alcune cose, ma è una visione complessiva del paese all'interno del quale il ruolo dell'università sia collocato nel suo giusto punto. Naturalmente anche la capacità individuale, il peso politico. Ieri pomeriggio ne discutevamo a Roma con Ernesto Galli della Loggia e diceva avere ministri tecnici è la cosa peggiore, perché poi gli altri se li mangiano e diciamo che la parte settoriale. Però è dalla visione d'insieme che ci vuole questo, e credo che, diciamo, che da parte di tanti ricercatori universitari siano venute fuori, venga una chiamata alla politica, sia interessante, fin dei conti. E terza visione anche questa, che un gruppo di ricercatori si mette a fare molte cose. Non so quanto avrò alla VQR nel mio capitolo iniziale, o meglio lo so, zero, perché non è conforme agli standard del mio genere. Però l'abbiamo fatto lo stesso, anche perché pensiamo che non si viva soltanto di questo.